Essere liberi non significa solo spezzare le proprie catene. Significa vivere rispettando e valorizzando la libertà degli altri. Articolo 21. Un programma di Lino Polimeni. Eccomi qua, ci siamo, tutto di corsa, tutto di corsa, buon pomeriggio, alzate la musica, grazie. È una corsa continua, piove, 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 qualcuno, a volte diceva qualcuno, piove governo ladro. E allora, buon pomeriggio e benvenuti in diretta. È il programma più popolare e più seguito dai calabresi in Italia e all'estero. È articolo 21 della Costituzione. Allora, amici telespettatori, noi stiamo arrivando perché ci sono diverse cose che stanno dividendo un po' i calabresi. Una è l'Università di Catanzaro con l'Università di Cosenza. E quindi stiamo cercando di capire se riusciremo a intervistare il rettore della Magna Grecia per quanto riguarda l'università e il Policlinico, per quanto concerne anche l'Unical di Cosenza. In questa storia legata alla divisione, alla medicina, tanti contrasti da parte anche l'attacco anche mediatico che ha fatto Nicola Fiorita, dove dice io non ci sto, non ci stanno i catanzaresi, non ci sta la città di Catanzaro per quanto riguarda questa. Allora cercheremo un attimo di capire chi ha ragione, chi vuole, vogliamo raccontare anche questa storia dell'università, ma ancora al di là di queste, quindi vedremo un attimo con la redazione se riusciremo un attimo a coinvolgere un po' di persone interessate, qual è la ragione, ma anche lo stesso presidente della Regione Calabria e quindi un po' quelli che sono i promotori di questa situazione, ma anche qual è il vantaggio per l'Unical, qual è lo svantaggio per Catanzaro e tutto quello che c'è dietro, vedremo e lo valuteremo. Ma a proposito di trasmissione, c'è un'altra storia che sta diventando e che sta montando per quanto riguarda l'opinione pubblica. La storia che riguarda il comune di Amantea. Pensate, oggi abbiamo fatto un servizio, scissione di Campora, no del TAR al comune di Amantea. Si va al Consiglio di Stato. Il sindaco Pellegrino, il nostro comune, scenderebbe sotto i 10.000 abitanti, mentre quello di Temesa che non raggiungerebbe i 4.000, non si può per legge. L'importanza del polo industriale. Ecco, cosa dice in pratica in merito a tutto questo? Gli amici di Campora dicono che il sindaco si sta appigliando a qualcosa che non è così. E che è previsto il referendum e nessuno glielo può negare, chi meglio di articolo 21. Oggi l'abbiamo dedicata a Campora, San Giovanni e Serra d'Aiello. Il sindaco Vincenzo Pellegrino tuttavia non getta la spugna perché due volte gli ha bucciato il TAR, si è rivolto al Consiglio di Stato ed annuncia che proseguirà la sua battaglia di opposizione. Tra i motivi aggiuntiva il ricorso per la richiesta di sospensiva spiega. Ci sono anche le variazioni della popolazione conseguente alla eventuale separazione da Amantea, scenderebbero sotto i 10.000 abitanti e il nuovo comune di Temesa di contro non raggiungerebbe i 4.000, ma non solo, entrambe le cose
urtano contro la normativa vigente. Il TAR, sorprendentemente, non ha tenuto conto di tutto questo, dice il sindaco, e quindi in ogni caso si rivolge al Consiglio di Stato. Ma allora, per capire cosa sta accadendo, per capire qual è la situazione, e siamo andati proprio a verificare, siamo scesi in piazza, siamo andati in mezzo al popolo, abbiamo chiesto quelli del comitato, ancora qualche altro titolo di giornale, Amantea e Campora, il TAR celebra il divorzio. In pratica, per ben due volte, da quello che emerge, sembra che il TAR dice, non è inutile che insisti con questa, noi abbiamo già deciso. La città tirrenica perde per la seconda volta davanti ai giudici amministrativi, che danno via libera al referendum con cui la sua frazione più grossa e anche ricca, giustamente lo mettono tra parentesi, crea un nuovo comune con Serra d'Aiello, vincitori e sconfitti del bizzarro duello politico iniziato subito dopo le amministrative. Questa è la storia, torna in un attimo in studio e voglio dire, lo dico anche perché noi abbiamo intervistato anche il sindaco di Serra d'Aiello. Allora, di fronte a tutto questo, che Campora e San Giovanni abbiamo messo così il sottotitolo, chiede il referendum per la scissione da Amantea. Ora è normale che noi ci siamo chiesti, con tanti problemi che ci sono, questo di fronte alla disoccupazione, il problema è PNRR, la difficoltà, la viabilità, le infrastrutture, tutto quello che gira intorno a quello che accade a questo territorio, disoccupazione giovanile supera il 50%, vuol dire, però qual è il punto? Che con i problemi che ha il comune di Amantea, già di debito, di cassa, hanno dovuto, rateizzare il debito del comune, che sembra che devono pagare 2,5 milioni l'anno di mutuo per il debito, e quindi questo debito lo prendono tutti i cittadini. Allora qual è? Secondo gli amici di campo, dice, noi siamo per loro cittadini di serie B. Non veniamo considerati, i lavori che non si fanno mai, lungomare inesistente, la via del corso, da anni che c'è un progetto dal 2015, nulla di tutto questo. Cosa fa Polimeni? Oggi è andato a Campora San Giovanni e Serra d'Aiello, domani noi andremo ad Amantea e sentiremo il popolo di Amantea, gli imprenditori, anche perché Amantea è sempre Campora San Giovanni, però siccome il referendum l'ha chiesto Campora San Giovanni e Serra d'Aiello, domani noi andremo ad Amantea. Ad Amantea gli chiederemo, alla città, ai cittadini, al popolo, gli chiederemo cosa pensa di tutto questo. Poi andremo al comune di Amantea per intervistare, se c'è il sindaco, intervisteremo il sindaco Pellegrino per sentire le sue ragioni. Se non ci sarà, ce ne faremo una ragione. Se non vorrà rilasciare l'intervista, anche perché non abbiamo nulla contro la Amantea, sapete benissimo che Lino Polimeni da anni, da oltre 20 anni, abbiamo fatto grande promozione al centro storico, alla città e anche alla famosa centro commerciale all'aperto. Quindi, chi, per favore, vieni un attimo in studio, perché mettiamo qualcosa all'alto, forse è meglio, no? Tutto che si vede lì con quella macchina che è un po' le curve e gira la testa anche per chi ci guarda da casa. Ah, che bella veduta! Hai visto che bella immagine che abbiamo? Mamma mia! E qui c'è la bella Amantea. E dalla parte vicina al comune, la chiesa cattedrale, abbiamo precisamente una visuale straordinaria, e quindi abbiamo in qualche maniera ripreso queste belle immagini. Allora, tra oggi e domani capiremo di più. Intanto i telespettatori che ci stanno guardando avranno e si potranno fare un'idea di quello che, vogliono gli abitanti di Campora San Giovanni e di Serra d'Aiello. E allora torniamo in studio, andiamo in pubblicità, mandiamo la pubblicità e poi, se è pronta. Ah, c'è il pezzettino, ah sì sì, ah, ma non l'avevo preparato, pensavo che non l'avesse preparato, va bene. Però per darvi l'idea di qual è l'aria che gira a Campora, abbiamo estrapolato un pezzetto, ma proprio per darvi l'idea. Chi va al porto adesso? Ma questo lei mi fa delle domande specifiche. Mi permetta, sono anche di natura pretestuosa. No, assolutamente no. Lei viene qua e riporta quello che stanno dicendo davanti. Assolutamente, perché non ho sentito ancora. Per capire quello che abbiamo noi. Intanto, amico mio, le spiego, io non ho sentito, no, un attimo, non ho sentito né il sindaco.
no, 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 non ho sentito né il sindaco di un attimo, non ho sentito né il sindaco di Amantea, non ho sentito nessuno. Sono qui in maniera bipartisan, tranquilla, dove do voce, ripeto, a tutti, sono una persona seria e corretta, sono un professionista e sono qui ad ascoltare le voci in maniera libera, democratica. Siccome non si è abituati, perché in qualche maniera anche la parte giornalistica spesso è di parte, il sottoscritto non è di parte, non è nel contesto né con Amantea né con Campra. Noi siamo con la legge. E il resto che voglio dire, loro si appigliano a tutto affinché facciano presa sui cittadini. Questo è il vero problema. Vogliono strumentalizzare tutto affinché arrivino a votare no. Ma io voglio capire, cari cittadini nostri, ma perché no? L'ha detto l'amico Filippo l'altra sera. Ci vogliamo capire che ci hanno preso per i fondelli anni e anni e anni. E ancora andate dietro a queste cose che viene il sindaco di turno o il personaggio di Amantea o il personaggio di Campra, quello che veramente mi schifo di queste persone che vanno a dire di votare no. Si guardino in faccia, sono stata la vera vergogna di tutto il nostro territorio. Da anni e anni, da 50 anni ci hanno venduto! Ci hanno venduto! Ad un minuto dall'uscita autostradale di Rogliano nasce Centro Unilab, una struttura sanitaria di eccellenza dotata delle più avanzate tecnologie nel campo medico e chirurgico. Centro Unilab dispone di un laboratorio analisi, di poliambulatori per qualsiasi visita specialistica, di due sale operatorie all'avanguardia con macchinari di ultima generazione, dove ogni giorno vengono effettuati interventi di chirurgia ambulatoriale, plastica, ortopedica, otorinolaringoiatria e oculistica. Inoltre è dotata di un moderno studio odontoiatrico dove si eseguono trattamenti dentari avanzati. Centro Unilab è anche medicina e chirurgia estetica per qualsiasi tipo di trattamento, come filler, laser epilatorio definitivo e PRP per la cura delle calvizie. Perché scegliere Centro Unilab? Perché grazie a un'equipe di oltre 30 professionisti, tra cui docenti universitari, nella stessa giornata è possibile effettuare dalla visita all'intervento chirurgico, comprese isteroscopie e cistoscopie, oltre alla rimozione di neoformazioni cutanee e interventi del tunnel carpale. Centro Unilab, la tua salute al centro, a 360 gradi, www.centrounilab.it. È possibile mantenere pulito un veicolo industriale? Certo. E come? Beh, semplicemente scegliendo Sud Lavaggio, il primo lavaggio industriale del Sud Italia certificato ATEX, dotato delle più avanzate tecnologie disponibili sul mercato. Sud Lavaggio si estende su una superficie di 10.000 metri quadrati. Due piste di lavaggio dedicate alle cisterne adibite al trasporto chimico, ognuna dotata di un sistema di aspirazione completo di abbattitore per odori con depuratore filtro a carboni attivi. Un impianto all'avanguardia per una pulizia completa con rilascio certificato di bonifica. Una pista di lavaggio dedicata alle cisterne adibite al trasporto alimentare con rilascio di certificato secondo le normative vigenti EFTCO Food e il certificato di lavaggio europeo ECD. L'impianto dispone anche di un portale di lavaggio esterno rapido automatico che in autonomia eroga prodotto chimico e spazzola l'intero veicolo, oltre ad essere dotato di lava chassis a passaggio ad alta pressione laterale. Inoltre, il portale di lavaggio servito dispone di un ponte fisso rialzato per effettuare un accurato e dettagliato lavaggio chassis e ingrassaggio.
eseguito da personale specializzato e qualificato. E poi c'è uno spazio dedicato al lavaggio delle vetture in modalità self-service e servito con tecnologie di ultima generazione. Sud Lavaggio offre tanti altri servizi. Area parcheggio per breve o lunga sosta, bagni con docce per autisti, shopping car, area ristoro. Un veicolo pulito migliora l'immagine della vostra azienda. Scegliere Sud Lavaggio significa affidarsi a un team di professionisti per risultati impeccabili. Ci trovate nella zona industriale di Lamezia Terme, Papa Benedetto XVI, area ex SIR, lotto numero 21. Saremo lieti di consigliarvi il servizio più adatto alle vostre esigenze. Sud Lavaggio. Qualità e professionalità sempre al vostro servizio. www.sudlavaggiosrl.it. Info 0968 46 21 87. Cavo, I see, I see. Cavo, ghiacciato, cavo, ghiacciato, cavo, l'amaro del capo, l'amaro più amato. Questa storia inizia oltre 70 anni fa, quando Carmine De Luca intraprende a Cosenza l'attività di riparatore di autoveicoli. Spinto dalla voglia di crescere, trasferisce l'attività a Rende e grazie ai figli Francesco e Roberto decide di compiere il grande passo, l'apertura di una concessionaria di veicoli industriali. Era il 1998 quando il sogno diventa realtà e la famiglia De Luca fonda la Delcom SRL, concessionaria DAF, diventando un punto di riferimento che garantisce una rete di vendita professionale e che offre un servizio di assistenza specializzata 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno. Oggi Delcom è un'azienda innovativa e dinamica, specializzata nella vendita e nella gestione di veicoli industriali e bus, per soddisfare al meglio i desideri dei clienti. Delcom, start the future, discover the new generation DAF. Veicoli sviluppati con un'attenzione totale ai principali criteri di sviluppo, con l'introduzione di un nuovo standard di settore in termini di efficienza, sicurezza e comfort di guida. DAF XF, XG e XG Plus sono stati premiati con Truck of the Year 2022, mentre DAF XD Truck of the Year 2023, il riconoscimento più prestigioso nel settore dei veicoli industriali. Qualunque sia la sfida, c'è sempre un DAF pronto ad aiutarvi ad affrontarla al meglio. Delcom è anche concessionaria Piaggio Commercial per chi ha l'esigenza di un veicolo in grado di soddisfare il bisogno di mobilità professionale e commerciale, che offre una gamma di veicoli caratterizzati da compattezza, agilità, capacità di carico ed ecocompatibilità. Delcom, essere una squadra, rende. Ci trovi a Rende? Li sceglie e Salerno. www.delcomcs.com.
buongiorno. Buongiorno. Salve. Buongiorno. Allora, fatemi capire quello che sta accadendo, perché qui Amantea manda a Campora in merito alla scissione, alla divisione. Ora vorremmo capire perché. Va via lei, ci lascia? No, 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 no. Volevo sapere un attimo un pensiero, siccome incontriamo tra poco il presidente del comitato. E lei è il presidente del comitato? Ah no, perché sta arrivando con l'amico delle cipolle che conoscete tutti quanti, con Michele. Michele, allora fatemi capire perché la gente non comprende una divisione quando bisogna unire intanto la Calabria, che è già separata e isolata dal mondo intero. Campora, San Giovanni e Serra d'Aiello, se non erro, e la divisione da Amantea. Vi trattano male, troppe tasse, forse Campora è più ricca e quindi volete in qualche maniera dividere. Quel comune diventa meno di 10.000 abitanti, invece Campora e Serra d'Aiello arriverà a 4.000. Fatemi capire, qual è la motivazione? Può darsi che anche giusta, due volte il TAR viene boccia, il comune di Amantea, loro fanno ricorso al Consiglio di Stato, tra qualche giorno la risposta. Vogliamo sapere dagli abitanti cosa sta succedendo. Intanto credo che ci sia una legalità in tutto quello che si è chiesto, perché è tutto legale, quello che fino a questo momento è tutto legittimo. E ci dovrebbe essere questo Consiglio di Stato che dice che non sia legittimo quello che è stato fatto fino ad oggi. Questo lo vedremo. Per quanto riguarda tutto il resto, lei in due minuti ha fatto un excursus con una velocità eccezionale. È il mio mestiere forse questo. Lei è un professionista. Grazie. Quindi non si aspetti che con la stessa velocità le dica tutte le motivazioni. E la verità è che questo paese nel lontano 1977 ha già provato a fare questa cosa. Non si dice perché probabilmente è una questione di convenienza, ma già nel 77 questo spirito, che non è scissionista, perché noi non ce l'abbiamo con nessuno, la verità è questa. Ma è una divisione però. Non è neanche una divisione, perché noi in pratica chiediamo una rettifica di confine, quindi non è un'autonomia comunale, ma bensì noi chiediamo che questo territorio sia traslato amministrativamente in un altro comune, che è quello di Serra d'Aiello, ma anche in virtù di determinate situazioni che si sono venute a creare e che la storia sta certificando con dei reperti archeologici. Perfetto. Che sono quelli di Temesa. Perfetto. Lei conosce, sì, Temesa, certo. Non sono io a dirgli che cos'è Temesa, quindi di conseguenza noi vogliamo ricostruire sulla base storica, archeologica e anche in virtù dei nostri sentimenti, che sono antichi e vecchi, che sono stati già palesati in questo lontano 1977, la verità è questa. Però adesso, al di là dell'aspetto storico, non voglio entrare nei particolari, ma i particolari non si discutono qui. No, non entro nei particolari. Sono delle sedi opportune. Ma sì, ma io sono uomo del popolo e incontro il popolo, do voce al popolo e do voce a chi non ha voce, quindi se mi permette, le istituzioni, i palazzi li lasciamo agli altri. Io sono qui in mezzo alla strada per sentire. Le voglio solo precisare una cosa: io non sono il presidente. Io non sono né contro uno né contro l'altro, mi pare chiaro. Cerco di capire. Le voglio dire, io non sono il presidente di questa associazione che si è creata. Sta arrivando. Ma sono un membro del direttivo. Quindi, siete una ventina da quello che mi hanno detto. No, non siamo una ventina, non siamo uno sparuto gruppo di persone. Ma il comitato è 20, ma parliamo del comitato. No, il comitato è composto da tesserati, da questa associazione, che si aggirano. Ha visto che in qualche maniera si chiarisce la situazione, diciamo che tutto il popolo di Campora. Si aggirano intorno a 250 tesserati. 300 tesserati. Più o meno, io adesso non sto qui a fare questi conti. Ma al di là di questo, è normale che qui c'è un'attività commerciale, può diventare anche un boomerang negativo?
In che senso? Mi spiego meglio, probabilmente il porto, che a chi va il porto adesso? Ma questo lei mi fa delle domande specifiche? Mi permetta, sono anche di natura pretestuosa. No, assolutamente no. Lei viene qua e riporta quello che stanno dicendo davanti. Assolutamente, perché non ho sentito ancora capire quello che abbiamo noi. Intanto, amico mio, le spiego, io non ho sentito, non ho sentito né il sindaco di Amantea, non ho sentito nessuno. Sono qui in maniera bipartisan, tranquilla, dove do voce, ripeto, a tutti. Sono una persona seria e corretta, sono un professionista e sono qui ad ascoltare le voci in maniera libera, democratica. Siccome non si è abituati, perché in qualche maniera anche la parte giornalistica spesso è di parte, il sottoscritto non è di parte, non è nel contesto né con Amantea né con Campora. Prima di tutto perché amo Campora e amo Amantea, non solo, ho motivi di lavoro negli anni, sono da 30 anni che vengo sia a Campora che ad Amantea, abbiamo dato lustro sempre a questa città e ho detto che Campora e Amantea è un centro commerciale all'aperto, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo raccontato con i carnevali, l'abbiamo raccontato sempre. Ora che lei mi fa un po', diventa un po' rigido nei miei confronti e mi dice questa cosa, probabilmente non mi conosce, allora le sto dicendo, no, è tutto a posto, è tutto tranquillo, non è successo nulla, tra persone serie si va avanti. Allora quello che voglio sapere, è normale che io faccio la televisione, e a casa voglio sapere un po' anche queste cose. Tengo a dirle una cosa, lei è stato sempre molto apprezzato in questo territorio, per la sua schiettezza, la sua correttezza. Ma allora vado a fare l'incursione al comune di Amantea tra poco. Come dice? Vado a fare un'incursione dentro il comune, perché avevo già chiamato il sindaco di Amantea e non aveva partecipato ad alcune cose. Noi siamo tutti d'accordo con lei, quindi il problema non esiste. Ma lo stesso intervento io lì. Sì, va bene. Allora, diceva che sul territorio, quindi visto che è un territorio ricco, lo conosco benissimo, dalla zona industriale, delle attività commerciali, quindi una cosa che emerge, a chi conviene? Ma guardi, intanto questo... Non è che io devo fare domande, è anche l'avvocato del diavolo devo fare, o no? Intanto le dico questo, il porto, che si parla tanto del porto, non è un porto per come doveva essere il porto. E quindi se lei conosce la storia, non sono io a dirle adesso questo porto come doveva essere, invece com'è. Il problema è quindi si faccia anche una domanda, ma questo porto è così perché vuole essere così? O perché qualcuno ha voluto che fosse così? Io negli anni allora, che nasce... Alla base c'è una cosa, che nella vita bisogna riconoscere, a volte bisogna riconoscere che qualcuno si impegna di più, può fare di più, può crescere di più, e allora bisogna accettare con umiltà determinate situazioni. Questo è un territorio votato solo su una cosa, sul lavoro. Noi siamo per questa cultura, la cultura del lavoro. Quindi questa quindi Amantea, il comune lì, non lavora. Il comune di Amantea, lei sempre mi fa delle domande. È normale che io devo faccio una parte di quelli di Amantea in questo momento, scusi. Noi siamo lavoratori come sono lavoratori gli amanteani. Dicendo così offende loro. No, io non voglio offendere nessuno. Perché la sto tutelando in qualche maniera. Guardi, le dico questo. Nella vita bisogna capire anche che determinate situazioni nascono perché qualcuno vuol stare al di sopra degli altri. Sì. Questo è successo in questo territorio. Noi vogliamo invece la pari dignità sul territorio, proprio per questo noi vogliamo essere sulla base di quello che è la nostra provenienza, che è Serraiello, perché ci sentiamo uguali. Quindi volete, diventerete, se tutto andrà bene, comune di Serraiello, Campora Sagione, come si chiama? Temesa. Si chiamerà Temesa sulla scorta di questi nuovi ritrovamenti che sono archeologici. Perfetto, ora la domanda che io mi pongo, lei ha parlato di pari dignità con gli abitanti di Amantea, e allora qual è... Io mi faccio una domanda, se lei mi dice così vuol dire che c'è qualcosa che non va. C'è stato un comizio l'altra sera dove si parlava di famiglie patrizie. Le famiglie patrizie, lei sa quali sono le motivazioni delle famiglie patrizie. Nobile, diciamo. La parte nobile di Amantea e la parte non nobile. Quindi, perché il popolo e i nobili, addirittura ci sono i titoli nobiliari, quindi ci sono baroni, marchesi. Ci sono persone per bene ad Amantea. Quindi voi siete il popolo.
Noi siamo il popolo, sì. Quindi sono dalla parte vostra io. Spero di sì. No, perché sei il popolo. Allora, amici, guardate un attimo, la cosa che emerge più di tutti in questa storia è che quando parlano di pari dignità c'è qualcosa che non va, o forse il territorio viene trascurato, allora, ma vorremmo capire come viene trascurato. La verità è perché devo andare al sindaco a chiedere. Noi abbiamo una continuità in questo territorio con degli interessi simili. Con due realtà praticamente sul territorio che sono due centri, perché ormai Campora si è sviluppata in un brevissimo tempo, in brevissimi anni, 50 anni. In questi 50 anni abbiamo raggiunto una crescita che esponenzialmente non era prevista probabilmente dagli amanteani, quindi di conseguenza per noi è diventato un bisogno oggi autogestirci, perché gli interessi, che possono essere simili ma non sono simili, devono essere oggi divisi. La verità è questa. Chiediamo un attimo alla gente che è qui, che sta guardando. Adesso cominciano a scappare tutti, no, non dovete andare via. Allora, lei diceva, in merito a tutto questo, di fronte a quello che abbiamo sentito, un'altra motivazione che possiamo far capire ai telespettatori il bisogno di questa divisione, di fronte al caro vita, di fronte al caro energia, di fronte alla crisi, di fronte alla disoccupazione, di fronte ai tanti temi che vive questo territorio, in generale parlo di Calabria, abbiamo 50% di disoccupazione giovanile, crisi enorme, 2,50 euro il gasolio in autostrada e le famiglie non vivono, molte attività il 31 dicembre hanno chiuso. Ecco, di fronte a tutto questo il comune, la frazione di Campora e il comune di Serre d'Aiello si accorpano per fare questo comune. Il normale è che la gente da casa, con tutti i problemi che vive, sì, assolutamente sì. Cosa pensa secondo lei? Intanto non è una divisione, è una confini che vengono a riguardare e unificare con il territorio attuale del comune di Serre d'Aiello. Cioè noi alla fine qui abbiamo una storia come agricoltura, cosa da portare avanti, e tutto il territorio nostro alla fine si lavora su questo. Poi logicamente ci sono la storia degli anni passati, non è che oggi noi l'abbiamo contro questa amministrazione che sono venuti oggi, è una storia da tempo, come gli hanno detto il signore che è intervenuto prima, sono 50 anni che alla fine noi ci vogliamo dividere da Mantena, non è che è oggi. 1977, e questa è già una motivazione. Michele Ruggero, che conosco da anni come grande imprenditore, un imprenditore tra quelli più importanti nell'ambito legato alla cipolla DOC, la cipolla di Tropea, che qui a Campora ne avete fatto quasi motivo adesso di orgoglio per quelle persone che lavorano, diventa quasi un punto centrale. Ho sentito prima gli altri signori, tra poco arriva anche il presidente del comitato, noi ce l'avamo sentiti telefonicamente. Motiviamo ancora meglio questa non divisione, ma questa autonomia? Sì, autonomia. Diciamo che noi vogliamo decidere del nostro futuro, quindi non vogliamo demandare agli altri il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. E purtroppo siamo arrivati a questo punto perché Campora negli ultimi 40 anni è abbandonata a se stessa. Chiedo scusa Michele, ma prima di questo, nei 40 anni, come dite voi, che è stata abbandonata, avete chiesto ai vari sindaci più attenzione, più cura? Si è fatto anche con la nascita del progetto Campora negli anni passati, gli anni 90, fine 90, questo. Abbiamo chiesto più autonomia anche alla fine degli anni 90 col progetto Campora. Questo già... E abbiamo dimostrato che noi volevamo essere più attenzionati. Il fatto che negli anni, come anche oggi, l'accanimento di questo sindaco è tutto attuale, non lo riusciamo a capire, perché noi non l'abbiamo con loro. Quindi lei dice che c'è un accanimento da parte del sindaco Pellegrino, si chiama? Del sindaco e di tutta l'amministrazione. C'è un accanimento che alla fine qualcosa loro sanno. Noi abbiamo le nostre ragioni di portare avanti, come gli ha detto Michele. Ma questo accanimento da parte del sindaco, tra poco cercheremo di intervistarlo se accetterà la nostra intervista, perché? Cosa ci rimette il comune di Amantea? Ecco, questa è la domanda. È normale che ci rimette, da quello che dice, secondo quello che dice il sindaco di Amantea, che scendendo
il TAR dovrebbe già bocciare quello che loro richiedono, perché scendendo sotto i 10.000 e non avendo più di 4.000 abitanti, questo lo dice lui, lo dice lui, ma dice il sindaco, noi abbiamo tutto certificato, è già il TAR, quello che dice lui dice, il TAR danno ragione a noi, lui dice, ancora continua a insistere. Allora non mi sono spiegato, lui dice, il sindaco dice che il TAR non ha tenuto in considerazione questa storia, perché? Ma perché i documenti che abbiamo allegato alla nostra proposta di legge sono documenti ufficiali del comune, dell'anagrafe di Amantea, non è che ce li siamo inventati i numeri. Quindi a marzo 2022 l'ufficio anagrafe ci ha dato dei numeri, non è il signor sindaco, ma poi il signor sindaco di Amantea ritiene cittadini solo le persone che hanno la cittadinanza italiana, voglio dire, capito? Ma spieghiamo meglio questo passaggio. I residenti di un comune possono essere anche belghe, certo. Possono essere francesi, svizzeri. Emigrati ma con residenza? Certo sono che sono residenti. Come sono residenti? È solo lui che interpreta questa legge come... Cioè, se le tasse se le pagano poi qui non conviene più, dice. Bravo, così proprio sta facendo. Si paga le tasse però non riconosce la cittadina, la residenza di queste persone nel territorio di Amantea. Lui non vuole riconoscere, che alla fine sono riconosciuti, perché alla fine chi viene qua ha chiesto la residenza, paga le tasse, paga tutto, e al momento dell'occasione che vogliono loro non vengono riconsiderati come residenti. Mi sembra un assurdo, guarda. Allora, noi abbiamo dichiarato che abbiamo 3.400 residenti, no? Nel territorio che va dal fiume Oliva al fiume Torbido. Per i nostri 3.400 non viene tolto il numero, perché se ci sono ad Amantea residenti non cittadini italiani, ci saranno anche nella nostra frazione. Certo. Però il numero rimane invariato. Per Amantea scende di 800. Ne vuole dire quelle case che abbiamo lì ad Amantea, nella zona turistica legata anche alla gente che viene d'estate. Ci sono tantissime case chiuse, ma con probabilmente molti hanno la residenza come non seconda casa, come prima casa, è così, e quindi quelle case chiuse lui non tiene conto che sono anche quelli emigrati. Certo, emigrati... Quindi... pare diritto anche in questo senso. Certo, invece lui di questo non vuole tener conto. Ma la cosa che li toglie solo da Amantea poi questi numeri, non li toglie dai 3.400 nostri, pure a dire, vabbè, ad Amantea scendono di 600, a Campro scendono di 200, no, no. Noi rimaniamo 3.400, Amantea invece scende sotto. Quindi... Bene, secondo voi, ecco, nel momento in cui, adesso si attende la risposta del Consiglio di Stato, sì. Dovrebbe essere positiva nei vostri confronti, usiamo il condizionale. Usiamo il condizionale, ma ce lo auguriamo al 100%, quindi col cuore proprio. Ma ci sarà una festa, una vittoria, cosa sarà? No, no, niente, niente di che. Per noi è normale, perché pensiamo di aver inoltrato la documentazione giusta, abbiamo seguito tutto l'iter che la legge chiedeva, quindi non ci aspettiamo sorprese. Noi siamo con la legge. E il resto che voglio dire, loro si appigliano a tutto affinché facciano presa sui cittadini. Questo è il vero problema. Vogliono strumentalizzare tutto affinché arrivino a votare no. Ma io voglio capire, cari cittadini nostri, ma perché no? L'ha detto l'amico Filippo l'altra sera. Ci vogliamo capire che ci hanno preso per i fondelli anni, anni e anni, e ancora andate dietro a queste cose che viene il sindaco di turno o il personaggio di Amantea o il personaggio di Campo, quello che veramente mi schifo di queste persone che vanno a dire di votare no. Si guardino in faccia, sono stata la vera vergogna di tutto il nostro territorio. Da anni, anni, da 50 anni ci hanno venduto. Ci hanno venduto. Vergogna. Vergogna, dice il signore che si chiama di nome, scusi. Massimo Lento. Massimo Lento, cosa dice Massimo? Vergogna, perché praticamente c'è da dire una cosa, non può influenzare il voto e dire di non votare no alla divisione, perché è una cosa equidistante, devi mantenere una certa distanza da questa situazione, perché a questo punto ora c'è la votazione, il referendum dovrebbe, scusi un attimo, il referendum dovrebbe far votare tutto il comune, tra tutto il comune di Amantea. La legge non dice questo. Cosa dice? La legge gli interessate a fare il referendum, ma che sta dicendo? L'area interessata. Quindi l'area interessata è Campora. Campora Serra. A questo punto il referendum sarà qui. Siete voi che chiedete la divisione, giusto? Sì, siamo noi che chiediamo la divisione. No, divisione, sì, ok. Diamo una scissione. Per essere aggregato a un comune già esistente. Quindi non è un nuovo. Nuovi confini, parliamo di nuovi confini. Non è un nuovo comune. Tornando a quello che diceva Massimo, no? Qui sta nascendo il comodo del no. Purtroppo devo dire che... Ma qui dentro a Campora? Campora. Ah, sì. È rappresentato. C'è qualcuno del comitato? Sempre strumentalizzate dei signorotti di Amantea. Signorotti di Amantea.
che hanno rovinato questo territorio, ma non solo quelli di Campo, ma anche quelli di Amantè, ma che si riguardino a vedere come partire e lasciare stare questa storia. Che a noi abbiamo i nobili di Amantea, signorotti, quelli che vogliono tenere tutto il potere per sé. Ah, il potere, parliamo delle famiglie più importanti che vogliono tenere il potere per sé, dice votiamo no, questa è la storia, giusto? Ma neanche, cioè, quindi qui c'è un comitato del no a Campora, sì, sta, ma dov'è? Sta nascendo il comitato del no, che alla fine hanno fatto la riunione, uno l'hanno fatta ieri sera. Ma ieri sera hanno fatto la riunione. Sono quelle persone che hanno sempre preso gli accordi diretti con gli amanteani, non tenendo conto dei cittadini di Campora. Allora, ancora oggi hanno il coraggio di mettersi avanti. Allora, attenzione. Non hanno fatto mai niente per il nostro territorio. Non hanno fatto mai nulla, ma in questo caso hanno un attimo di ribalta popolare e si vogliono contrapporre agli amici che dicono sì alla non divisione, al nuovo territorio. Sì, c'è una ragione. Io voglio capire a questi che portano questo, i comitati che stanno formando per il no, li voglio capire dove vanno a giustificare. Cosa vanno a dire alle persone? Cosa gli vanno a dire? Perché? Allora, sono per il no, perché non sono stati loro gli autori di questo progetto che rappresenta tutta la cittadinanza. Anche se noi come comitato l'abbiamo, la prima volta abbiamo chiamato a queste persone per rispetto, perché erano i vecchi politici di Campora. Quanti? Ah, i vecchi politici. Se ne sono fregati. Di queste, perché ci prendevano per i vecchi politici, sono quelli che portavano i voti al comune per essere candidati. Noi le volevamo rendere partecipi a questo nuovo progetto. Loro, siccome ci ritenevano quattro incapaci, no, così hanno dichiarato. Quattro ciotarielle. Quattro ciotarielle. Che significa stupidi? Sì, secondo loro sì, secondo loro sì. Ultra stupidi, sì, io dico ultra. Quindi non sapevamo cosa fare, dove andare. Siamo arrivati a questo punto. Ecco, ridevano di questo. Adesso, visto l'obiettivo che abbiamo raggiunto, se loro sono esclusi, cosa hanno fatto? Hanno fatto il comitato del no. Allora, comitato del no, massima, proprio per il territorio. No, a Campo dobbiamo andare a incontrare il sindaco, dobbiamo andare dai cittadini di Amantea, anche gli amici. Cosa gli devo dire ai cittadini? Saluti da Campo. Futura Temesa. Allora, non l'abbiamo, io personalmente non ce l'ho col sindaco. Ecco, ha fatto la sua figura con la cittadinanza, perché ha dichiarato che avrebbe sostenuto. Ci sono imprenditori dentro la zona industriale che hanno attività a Campora e attività ad Amantea. Sì, sì, sì. E quindi certo. Noi che siamo contro loro. Cosa facciamo? Vabbè. Li lasciamo. Certo, per l'amor di Dio, ma noi non abbiamo niente contro i cittadini di Amantea. No, vado a incontrare anche Rocco Alfano, perché uno di questi è lui, no? È un impresario che ha investito sul territorio nostro, ci fa solo che piacere. Non è che si è messa meglio di noi Amantea, quindi purtroppo okay. Poverini pure loro. Ma vedete un attimo, sentiamo anche, c'è una signora alla parte. Signore, chi ha già parlato il signore? Vuole dire qualcosa lei? Niente. Dica, lei è il signor? Mi chiamo Gino Perri. Gino Perri, poi voglio sentire la signora in merito a questo. Sono un po' emozionato. È un imprenditore lei? Un piccolissimo. Piccolo? Come piccolo? È umile. Secondo nome, umile. Lei non l'ha notato, ma noi che ci conosciamo uno per uno. Se le posso dire che due o tre soggetti che appartengono al no, non appena lei è arrivato, hanno ascoltato 5 minuti e se ne sono andati. Ah, erano quelli che hanno lasciato il tavolo. Allora, signor Perri, ci lasciano vivere in democrazia. Se sbagliamo per noi, se riusciamo bene, per noi, per i nostri figli e anche per gli amanteani. Grazie, quindi da imprenditore lei nella zona industriale pure, sì. Esatto. Cosa fa come attività? Ci occupiamo del pet food. Agricoltura e via dicendo. Grazie, signor Perri. Signora, lei si chiama? Buongiorno. Montoro Francesca. Signora Francesca, in merito a tutto questo che sta portando in qualche maniera ad attivare una discussione positiva perché democratica, quindi calcolate che noi siamo quelli di articolo 21. L'articolo 21 della Costituzione dice la mia libertà, la tua libertà. E la libertà verso il popolo anche di Campora e di Serra d'Aiello, esatto, di avere quello che desiderano. In libertà. Noi non abbiamo nulla contro il comune di Amantea. Abbiamo fatto questa proposta ed è coinciso con la nuova amministrazione che è nata il 12 giugno, Pellegrino. Quindi noi non abbiamo nulla contro di lui, contro la nuova amministrazione, anzi.
questa cosa è coincisa con questa proposta, che è una cosa antica, questo volere è una cosa che nasce da dentro, perché è una cosa molto antica, è un sentimento di appartenenza? Di appartenenza, sì. Questa cosa che ci lega a Serra, al territorio, della storia. Benissimo. Allora, vedete, qui ci sono tutti quelli del sì. Il signore, prego, se si avvicina di qua, così ci dà un suo contributo. Il signor? Mi chiamo Andrea De Luca. Andrea De Luca, buongiorno, a tutti gli amici di Articolo 21. Io dico, vengo qui perché Articolo 21 è l'articolo della Costituzione sulla libertà di pensiero. Quindi immaginate voi dove state parlando. State parlando nella massima espressione televisiva di libertà, che l'articolo 21 dice... La tua libertà, la mia libertà, è che significa che voi vi consentiamo di dire tutto quello che volete, perché ne avete diritto anche ad essere liberi a esprimere il proprio pensiero e quindi a attuare anche quello che pensate. Allora sì, sicuramente mai trasmissione è stata più opportuna nella sua definizione come questa, poiché noi ci proponiamo appunto di professare innanzitutto la libertà di pensiero, ed è quello che stiamo cercando di portare avanti. Le radici di questa nostra azione sono delle radici storiche e affondano già negli anni 50, quando questa popolazione sentiva l'esigenza, Campro sentiva l'esigenza di intraprendere un percorso autonomo. Perché questa autonomia? L'autonomia non è contro Amantea, rispetto alla quale noi vorremmo mantenere dei rapporti positivi, costruttivi e di collaborazione nel territorio. Quello che però abbiamo visto in quest'ultimo periodo storico, negli ultimi anni, è un impoverimento del nostro territorio, determinato da che cosa? Quando dice impoverimento, possiamo dare qualche dato? Allora, perché c'è questo impoverimento? Non male che io devo chiedere al sindaco, guardi, c'è l'impoverimento, avete abbandonato, noi e lei, sindaco Pellegrino, ma gli ultimi 20 anni avete abbandonato, questi sono i motivi. Allora, il motivo è molto semplice ed è probabilmente un motivo a cui nessuno finora ha pensato. Campora e Amantea sono due realtà marinare, nel senso che Campora, nel momento in cui il comune di Amantea fa una richiesta per un lungomare, evidentemente all'interno del comune di Amantea ve ne può essere soltanto uno. E di conseguenza questa centralità viene focalizzata su Amantea, privando Campora di un'importante risorsa. In realtà nel corso degli ultimi anni, quello a cui noi abbiamo assistito, se lei guarda un po' sul corso lo può notare, vi sono state diverse attività commerciali che hanno chiuso. Per quale motivo? Perché si è puntato in termini turistici soprattutto su Amantea, privando Campora di un asse importante di sviluppo, che non è soltanto l'agricoltura, che è fondamentale, è importantissimo, tant'è che noi qui abbiamo i PIP, ma privando Campora di un elemento fondamentale che è il turismo. Noi qui praticamente d'estate vediamo qualche turista soltanto 10 giorni nel mese di agosto. Questa è una dinamica che si è consolidata soprattutto negli ultimi 20 anni, perché si è puntato esclusivamente sul turismo su Amantea e si è dimenticato sostanzialmente Campora. Ma lei parla di PIP, che è la zona industriale, parla di tutte queste cose che ci sono legate, però voglio dire, Campora non scherza con le strutture alberghiere. Avete Campora, quasi allora, come numero di posti letto, credo che sia maggiore in questo momento, allora, tranne le seconde case o il B&B, credo che Campora non scherzi. Allora, quello che succede in realtà è questo: Campora si sta trasformando in un dormitorio e allora le persone qui risiedono, si fermano nelle strutture alberghiere, però poi nei fatti vanno ad acquistare ad Amantea. Mi permetto di fare soltanto... Non dimentichiamo che Amantea, io conosco tanti commercianti, lo chiamano il centro commerciale all'aperto. Però vorremmo dire una cosa: Campora può diventare, e non da meno, non è da meno rispetto ad Amantea, e noi abbiamo la legittima aspirazione attraverso questa richiesta democratica di autonomia. E quello che va fatto registrare è che i toni usati, non da parte nostra ma da diverse persone, rispetto alla possibilità di celebrare un referendum, sono stati tutt'altro che democratici. Noi, proprio perché questa trasmissione si chiama Articolo 21, rivendichiamo il diritto democratico di poterci esprimere attraverso un referendum, che è la cosa più democratica di questo mondo. E grazie. Avanti anche l'articolo 21 della Costituzione. Io mi sono permesso, volevo dire solo questo, in alcuni post su Facebook mi sono permesso sempre di dire: noi abbiamo l'articolo 21 della Costituzione. Io come insegnante lo porto avanti sempre, perché non vi è
cosa più preziosa della libertà di pensiero e di espressione nel rispetto degli altri. E di manifestazione. E in questo caso nell'articolo 21 dice anche la manifestazione. Mi permetta di aggiungere un'ultima cosa. Questa comunità ha bisogno di pace, di costruire insieme un futuro per rilanciare il basso Tirreno cosentino. Non lo può fare senza Campora, e Campora deve avere la possibilità di emanciparsi e di assumere il proprio futuro e il proprio orizzonte. E allora, essendo articolo 21 che oggi tratteremo questo argomento, i telespettatori e tutti i calabresi sentiranno le ragioni e si faranno un'opinione. È questa la democrazia, che può ascoltare quello che pensano i cittadini. In questo caso abbiamo il... La libertà, chiedo scusa, la libertà che noi abbiamo con il voto, i signori di Amandea ce la vogliono togliere. Stanno facendo di tutto che non si verifica questo referendum. Lei è il presidente del comitato. Quando nasce questo... Si chiama... Gelsomino Antonio. Gelsomino Antonio, insieme, quanti, vogliamo dare i numeri? Intanto il comitato è composto da quante persone? Allora, il comitato non è composto da un numero preciso di abbiamo fatto dei tesserati che sono soci sostenitori, siamo oltre le 300. Poi c'è il direttivo. Soci sostenitori? Certo, poi è il direttivo che è composto da... Ma questa è la sede? Qui il bar del corso è la sede? La sede è Campora. Però diciamo che qui questo bar all'inizio del corso... Certo. Senta, Presidente, voglio capire, anche perché tra poco vado ad Amantea e faccio un'incursione dentro il comune, nella speranza che Pellegrino ci dica qualcosa di buono e che possa portare lui le sue ragioni come li portate voi avanti. E questo è proprio l'articolo 21 in libertà, e poi sentiremo anche gli imprenditori. Nasce, abbiamo sentito tantissime, tre punti importanti, così poi chiudiamo. Allora, nasce nel 2019, l'esigenza la nostra è... diciamo è un'aspirazione che abbiamo da tanti anni, perché forse restando uniti ad Amantea, se continuiamo a restare uniti ad Amantea, e essendo due entità, due comunità con le stesse caratteristiche e le stesse esigenze, giustamente sarà preferita sempre la parte centrale, in questo caso molto di più, perché voi sapete benissimo che siamo in dissesto da moltissimo tempo. Non è ancora definito, perché l'OSL non ha mai detto quant'è in realtà questo dissesto, però possiamo dire dall'ultima revisione dei conti che hanno fatto pochi giorni fa, che il debito maturato aggiuntivo al dissesto non ancora dichiarato degli ultimi due anni è di 20 milioni di euro, che hanno chiesto la rateizzazione fino al 2040, quindi noi ci caricate di debiti? Ci troveremo un debito di oltre un milione d'euro ad anno. Da voi non siete, chiedo scusa Presidente, da quello che ho percepito, il comune, diciamo, scusate, già vi chiamo comune, gli abitanti di Campora dice: noi non vogliamo pagare gli errori degli altri, è così? Non è proprio così, noi saremmo disposti a pagare la nostra parte, in quota parte. Allora loro hanno insistito talmente tanto con il Porta i Pippi. Io voglio aggiungere che il Porta i Pippi non sono le uniche proprietà patrimoniali del comune, ci sono tutte le altre, e nelle sedi opportune verranno valutati e divisi in quota parte, perché come loro pretendono di avere una parte del porto, noi pretendiamo di avere una parte di tutto il patrimonio di Amantea, perché abbiamo contribuito alla realizzazione. Anche come lei sta parlando come una coppia di sposi che si sono sposati all'unione del matrimonio, e poi nella separazione in maniera equa va lasciata la moglie e al marito in parte, sempre, anche se soffre il marito, sempre poco. Poco. Voi in questo caso siete dalla parte del marito? Sì, sì. Allora, la cosa importante che voglio rimarcare è che noi, con ritorno alle origini, vogliamo costruire una nuova entità con Serraiello, perché a noi è sempre mancato un centro storico. Le affinità ci sono, la conformazione territoriale c'è, siamo sicuri che quando faremo una richiesta di mutuo, un PNRR per il centro storico, sarà per il nostro centro storico, per il lungomare sarà per il nostro lungomare, non dobbiamo dividere niente con chi ha le stesse esigenze. La Mantea, sapete il problema del centro storico, che da una parte è abbandonato la parte centrale, noi abbiamo fatto delle immagini anche col drone, un centro storico, anche quello di Mantea, bellissimo, dove più volte abbiamo registrato degli eventi importanti negli ultimi anni, prima anche del
Covid, voglio dire, Amantea è tutta bella in generale parlando del territorio. Detto questo, mi pare chiaro che qui non c'è nessuna divisione. Fare da mediatore è in parte, ma sentire le voci di tutti, credo che questa sia la cosa più bella, per sentire anche, democratica, sentire anche gli abitanti di Amantea cosa diranno, perché intervisterò anche in qualche bar qualche amico di Amantea, qualche imprenditore. Cosa ci rimette Amantea? La domanda è questa, per questa opposizione dura del sindaco, secondo lei? Ma se vogliamo dirlo in modo elementare, da farlo capire a tutti, la minna. Ho capito, la minna cioè, è in pratica è l'economicità che questo luogo Campora porta, e quindi questi soldi che danno i contribuenti, le imprese, gli industriali di questa zona, mancherebbe l'economicità nei confronti del comune, è una cassa che già in dissesso, le tasse, i contributi. Lei basta inquadrare con la telecamera il corso da dove si evince che dopo 5 anni del rifacimento del manto stradale nessuno è stato in grado di fare la segnaletica orizzontale, nemmeno le strisce pedonali, ma le strisce blu, le prime a Campora. Dice a pagare siamo buoni, strisce blu subito, poi 5 anni che è così. Bene, allora senta, io spero eventualmente in un confronto, se il sindaco dovesse accettare anche un confronto, quando vuole, sindaco Pellegrino, noi siamo sempre disposti. Lui non viene più a Campora, no, è più disposto a fare gli incontri con quelli del no, con noi non ha mai voluto un incontro. Quindi, ma il sindaco viene adesso a Campora, arriva qualche volta, arriva ieri sera è venuto. Cioè, quindi il territorio è venuto a quelli del no? È stato invitato dal comitato del... E c'era? Certo. Ah, quindi vuol dire può entrare in un'area lì? È venuto con tutta la giunta di maggioranza? Certo. Allora, il sindaco è venuto giustamente, visto che è un oppositore forte della divisione, secondo lui che ci rimette tutta la comunità, secondo gli amici di Campora, qui le storie sono tante. Aggiungerei sempre che ha dichiarato sul palco in campagna elettorale che era super partner e avrebbe fatto fare il referendum in maniera libera. Invece ha preso mi sembra che sia un tantino, ma giusto un tantino. No, un tantino. Se è venuto qui al comitato del no, mi sa che è schierato un tantino schierato. Allora, al caro sindaco, che poi questo lo vedrete oggi durante la trasmissione, vediamo cosa accade dopo questo incontro qui in via Bar del Corso, la signora titolare. Dipendente al titolare, chi è? È lui il titolare, grazie. No, credo che questi, non si paga nulla per fare tutto questo. No, quindi no. È diventata una sede libera, aperta a tutti. Quindi voi siete della parte del no? No, del sì. Del sì. Grazie. Sindaco, come va? Ecco, finalmente. Oh, ma qui c'è una situazione. Chi meglio di un sindaco che fa parte di questo comitato del sì ci può dare delle risposte, al di là di quello che dirà poi il sindaco del comune di Amantea e la popolazione. Sindaco Avvocato Cuglietta, come sta? Buongiorno, bene, bene. Allora, intanto grazie di aver accettato, anzi mi metto da questa parte, se per te va bene l'operatore, grazie di aver accettato il mio invito a parlare di fronte a quello che sta diventando anche una sorta di rivalsa di territori, di problemi. Serra d'Aiello è un comune che per arrivare bisogna passare da Campora, giusto? Perfetto, esatto. Sì. Quindi diciamo che siete cugini da sempre. Sì. Siamo cugini da sempre. A dire la verità, già in passato ci sono state delle questioni fra il comune di Serra d'Aiello e il comune di Amantea sul territorio di Campora. Sì. So di una delibera di consiglio comunale già nel 1947 dove Serra chiedeva il riconoscimento del territorio di Campora come facente parte del territorio di Serra d'Aiello. Perfetto, senta, adesso si ritorna alle origini, Temisa, questo fatto di unire Campora, il territorio di Campora con il comune di Serra d'Aiello e poi andare al referendum, giusto? Sì, perfetto. E... ha già spiegato ai suoi cittadini, con cittadini, quello che sta avvenendo? Sì, abbiamo avuto già una prima riunione, sto cercando di organizzare un comizio pubblico per giorno 14, in attesa comunque che si pronunci pure il Consiglio di Stato che è previsto per il giorno 12. Quindi voi subito dopo, quando farete questo comizio?
giorno 14. Quindi due giorni dopo? Dopo, con la speranza che il TAR si sia già pronunciato. Da quello che sembra, per ben due volte il TAR... Il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, il TAR si è già pronunciato, dando torto al sindaco di Amantea. Sì, ha rigettato, diciamo, la loro richiesta di sospensiva. Come mai... Ancora il TAR non... Senta, è... Avvocato, lei che è un sindaco, come mai... Il sindaco, perché poi dobbiamo sentire la parte ancora, il popolo di Amantea, quelli che sono lì nel comune e il sindaco. Perché c'è questa opposizione dura da parte del sindaco? Ma io non lo so. Lei da sindaco che cosa percepisce? Vabbè, loro fanno il, diciamo, il loro compito, il loro dovere è quello di tutelare il territorio, di Amantea. Quindi è una difesa del territorio. È una difesa del territorio. Volontà del popolo non è la volontà del popolo non è quella che va rispettata poi alla fine. Sì, va rispettata, io la vedo così. Questo è un processo democratico che è previsto dalle leggi, a iniziare dalla Costituzione, dall'articolo 133. Cosa dice l'articolo 133? Praticamente dà il compito alle regioni di modificare le circoscrizioni comunali, fra le altre cose. Poi tutto il regolamento, la procedura è regolata anche dalle leggi dello Stato e dalle leggi regionali, dove è previsto questo referendum che è obbligatorio anche se è consultivo. Però è una procedura democratica che secondo me deve essere espletata fino in fondo. Avevamo 409 comuni, poi c'è stato Casale del Manco che ne ha uniti 5, poi c'è stato Corigliano Rossano e siamo diventati 404. In questo caso col Sera d'Aiello rimaniamo sempre 404 perché diventa Temesa. Diventa, esatto, Temesa. Praticamente abbiamo deciso di cambiare anche il nome, anche per una questione di economia, diciamo, amministrativa, altrimenti dopo si sarebbe dovuto fare un secondo referendum per la modifica del nome. Quindi per una questione di economia abbiamo preferito fare sia il referendum sulla modifica della circoscrizione e anche incluso la modifica del nome. Quindi Temesa diventerebbe Sera d'Aiello quasi il centro storico di Temesa, il centro storico del territorio, con la parte collinare e poi giù a mare, Temesa Mare. Perfetto, è naturale che Sera d'Aiello sia il centro storico di Temesa, se noi osserviamo il territorio, senza andare lontano, già voglio dire Nocera, Falerna, Belmonte. Avete anche una bella visuale da qua. Perfetto, sì. Sindaco, in diretta, venga, ci avviciniamo piano piano fuori, perché praticamente questo comune, per dare l'idea anche della... visuale del panorama che c'è, perché vedo che è coperto anche se piove, vediamo un attimo, ecco, guardate qui, addirittura sindaco, andiamo fino in fondo a vedere, tranquillo avvocato. Allora, questo è l'affaccio che lei ogni mattina quando arriva qui al comune. Al comune vedo, sì, al comune vedo. Cosa Quindi vediamo? Sullo sfondo c'è tutto il Golfo di Santa Eufemia. Golfo di Santa Eufemia di Lamezia, giusto? Perfetto, sì. Lì abbiamo il piano della Tirrena. Quindi siamo nei comuni. Questo è il centro storico, queste sono le casette. Il centro storico di Sera d'Aiello e questa è la collina che poi insomma sovrasta Campora. Senta, cosa guadagna Sera d'Aiello da questa unione con Campora e con questo nome nuovo Temesa? Diciamo un po' più di orgoglio per il territorio, per i concittadini? Sì, sicuramente. Faremmo parte di un comune più grande, un comune che supera i 4.000 abitanti, quindi dal punto di vista dei servizi ci andremmo a guadagnare. Serra purtroppo dopo la chiusura del Papa Giovanni ha avuto un degrado demografico enorme e non vorrei che col tempo abitare a Serra deve diventare un lusso. O un dormitorio. Un dormitorio o un lusso, perché poi i servizi insomma, cioè, bisogna garantirli, senta, e vanno divisi, cioè, sulla popolazione. Come cassa come siete messi? Allora, al momento Sera d'Aiello non è messa male, abbiamo avuto un dissesto, siamo usciti dal dissesto da qualche anno, stiamo lavorando in questo momento, stiamo lavorando bene, abbiamo ottenuto un sacco di fondi, fra cui alcuni del PNRR. Allora, guardate, questo è quello che vuole fare un appello al sindaco di Amantea, così, lo conosce Pellegrino, sì. Come no. Se dovesse fare un appello, cosa... Siccome dobbiamo andare da lui, qual è la richiesta che lei fa o cosa gli chiede?
non ti opporre, non la prendere così, non la prendere mai. Ma io io non sono in grado di fare un appello o di dare dei consigli. Secondo me, cioè, vabbè, alla fine. Lei è in controposizione, lei. Controposizione. Lei è in controposizione pure, verso di lui. Perfetto, però io lascerei stare il processo democratico, cioè aspetterei il referendum e farei decidere il cittadino. Bene, io ringrazio l'avvocato Cugliandro, se non è Cuglietta. Cuglietta, sì. Però c'è anche Cugliandro il cognome. Sì, ce ne sono tanti. Tanti. Sono Cuglietta Antonio, sindaco di Serra d'Aiello. Da quanti anni è sindaco? Allora, sono sindaco dal 2018. Ho fatto già il sindaco comunque in passato, dal 2003 al 2013. Bene, allora noi continuiamo ancora. Dopo Serra d'Aiello non ci rimane che andare ad Amantea. Da molti anni, Genius Gastronomia si dedica alle specialità tipiche della nostra terra. Ogni giorno portiamo emozioni sulle vostre tavole per farvi ritrovare tutto il gusto della tradizione. Lo facciamo con passione, seguendo le antiche ricette. Nascono così alcune eccellenze. Sua Maestà il Morzello, piatto unico e gustoso. Polpette al sugo, amate da ogni bambino. Arista di maiale al forno, per palati esigenti. Piatti pronti in 3 minuti e perfetti in ogni occasione. Le pietanze sono preparate artigianalmente con ingredienti naturali e selezionati. Cucinati e posti in comode vaschette. Novità, specialità barbecue pulled pork affumicato. Una delizia dal sapore autentico e inconfondibile. Per degustare i sapori di una volta, occorre individuare chi custodisce tali tradizioni. Noi abbiamo pensato di dare a tutti questa possibilità. Per questo ci trovi nei migliori supermercati della tua città. Genius Gastronomia, maestri del gusto. www.geniusgastronomia.net. Quadratum Coffee Bakery. Oggi ti svelo una ricetta magica, quella della felicità. Vieni con me da Quadratum Coffee Bakery, dove si può essere di buon umore anche se è mattina presto. Le loro colazioni sono ciò di cui hai bisogno per iniziare al meglio la giornata. All'italiana o all'americana, Quadratum Coffee Bakery soddisfa ogni tipo di palato, perché la colazione è una cosa seria. Trascorri le tue pause nel loro ampio giardino, qui potrai gustare prelibatezze ricercate ad ogni ora della giornata, dall'aperitivo al tè, scegliendo tra una varietà di gusti e miscele, o dallo yogurt alla cioccolata calda, cremosa e top quality. Da Quadratum Coffee Bakery la parola d'ordine è relax. Il personale qualificato ti accoglierà e consiglierà nella scelta di ogni singolo prodotto. Inoltre, grazie all'ampio spazio espositivo, potrai scegliere tu ciò che più si addice ai tuoi gusti. Quadratum Coffee Bakery. Come sentirsi a casa. Ci trovi in via Francesco Tetro 2, Sant'Eufemia, Lamezia Terme. Info 393 48 19 811. Stocco e Stocco, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. 2 strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione. Stoccafisso e baccalà vengono immersi nelle acque dello Zomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e baccalà, gusto e tradizione a tavola. Cittanova, Reggio Calabria. 0966 65 5606. www.stoccoestocco.com. Al caffè è difficile rinunciare. A Caffè Guglielmo è impossibile. Caffè Guglielmo è molto di più di un semplice caffè. È il risveglio al mattino, è l'energia che dà il via al lavoro, è il desiderio di una pausa relax in buona compagnia, è una ricarica di gusto per il palato.
Caffè Guglielmo è una combinazione di aromi e sapori dal gusto intenso e deciso. Nei nostri store troverai tante idee regalo, le confezioni speciali, le caramelle e le nostre delizie al cioccolato e ovviamente tutte le miscele Guglielmo in capsule e cialde, oltre a un'ampia scelta di bevande per tutti i gusti. Disponiamo delle capsule monodose compatibili con i sistemi Nespresso, Lavazza a modo mio, Dolce Gusto e Lavazza Espresso Point. Per avere un caffè buono è indispensabile una buona macchina da caffè. Scegli quella più adatta a te come le nostre macchine a capsule, pratiche ed eleganti per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è semplice e veloce. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere il pulsante. In pochi secondi la bevanda calda e aromatica è pronta. Il modo migliore per rendere perfetto ogni momento della giornata. Caffè Guglielmo, solo per veri intenditori. www.caffeguglielmo.it. Grillo Telematico. Da 25 anni proponiamo su tutto il territorio regionale soluzioni per il tuo business. Grillo Telematico è vendita e assistenza hardware e software per la gestione del magazzino e delle vendite. Casse automatiche self-checkout. Assistenza su misura. Ti seguiamo anche in remoto. Personalizzazione delle soluzioni scalabili per darti ciò di cui hai bisogno. Il nostro team saprà consigliarti la soluzione più adatta alle tue esigenze, rendendo la gestione del tuo negozio facile, intuitiva e veloce. Grillo Telematico. Portiamo l'avanzamento tecnologico nella tua attività. Finanziamenti con BCC Leasing e pagamenti personalizzati. www.grillotelematico.it. Grillo Telematico. Via Rocco Chinnici, 2B, Cosenza. Info 0984 48 31 26. 0984 34 595. Mifral Expert Calabria. Gli esperti siamo noi e siamo sempre insieme a voi. Scuola, lavoro e tempo libero. Il nostro obiettivo è offrire sempre prodotti di qualità con la migliore tecnologia. Ogni giorno ci impegniamo per garantirti la migliore esperienza di acquisto. Ti seguiamo in ogni momento, dalla consulenza alla fase post vendita, guidandoti nella scelta dei prodotti adatti alle tue esigenze. La soddisfazione del cliente viene prima di tutto. Novità! Da Expert troverai uno spazio riservato agli esperti della casa. Casa Nova, per vivere la tua casa ogni giorno con stile ed eleganza. Mifral Expert Calabria, la storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.expertonline.it. Mifral Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Porto degli Ulivi Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui Cinque Frondi, presso il centro commerciale I Portali Corigliano Calabro. Mifral Expert Calabria, il bello di fare shopping. Continuiamo ancora con la trasmissione, avete sentito un po' quello che abbiamo in qualche maniera fatto, c'è questa sorta di referendum tra Campora, San Giovanni e Amantea. E allora, vedete, Amantea, Campora, San Giovanni è la sfida di un referendum che spacca, pensate, Repubblica, parliamo di Repubblica a livello nazionale, mandiamo un attimo un po' di giornali, questa lasciate questa... È una sorta di attenzione, è una storia tutta italiana, un rompicapo fatto di cavilli legali, burocrazia, astio di paese, interessi privati, camparellismo secolari, una storia buona per scrivere un film se non fosse vera e certificata da carte bollate e intervento della magistratura. Il prossimo 22 gennaio la Calabria sarà protagonista di un referendum ai limiti del credibile. Il TAR di Catanzaro ha infatti rigettato il ricorso proposto dal comune di Amantea contro l'indizione dell'apertura delle urne voluta dalla medesima regione per definire i nuovi confini territoriali della frazione di Campora San Giovanni che, nelle ipotesi sostenute dall'associazione Ritorno alle origini Temesa,
dovrebbe astenersi prima al comune di Serra d'Aiello e poi favorire la formazione di una nuova identità territoriale. E questo è quello che scrive Repubblica. Pensate, qualcuno dice: giriamo un film, Amantea e Campora, il TAR celebra il divorzio. La città tirrenica perde per la seconda volta, quindi voglio dire, c'è in qualche maniera giornali, pensieri, gente che in qualche maniera sta celebrando una sorta di chi divorzio, chi festeggia, e quindi in qualche maniera ci arrivano anche i messaggi, sì, stanno arrivando, non siete nulla, però è normale in qualche maniera continuare nella speranza che il resettamento possa dare anche, leggete un attimo quello che c'è scritto, e quindi abbiamo in qualche maniera raccontato e quindi capito. Domani agli amici anche che ci seguono in replica a mezzanotte andremo nel comune di Amantea, quindi comune di Amantea, che rappresenteremo e racconteremo come sempre quello che sta accadendo. Quello che vedete è il comune di Amantea. Pensate, noi abbiamo dei filmati storici dove abbiamo avuto la notte bianca, la notte gialla, rossa, festeggiamenti sul lungomare. Abbiamo veramente fatto e raccontato tantissime volte quello che abbiamo trasmesso come sempre in diretta. Abbiamo sempre in qualche maniera curato e gestito al meglio quello che è il problema di questo comune. Abbiamo mandato quasi 40 minuti di Vox Populi legato a Campo San Giovanni e Serra d'Aiello. Questa comunità non ce l'ha con i cittadini di Amantea, non ce l'ha con nessuno, vogliono in maniera democratica separarsi da Amantea. E già nel 1977, quando leggevo prima Repubblica, e un po' Repubblica racchiude, e lo dico anche per i telespettatori tutti che stanno, ecco, telefonata, pronto? Da no, Campora, pronto? Polimeni, sono Polimeni, prego. No, sono Mario Micheli da Campora. Mario Ruggeri da Campora, prego. Sì. Lei fa parte del comitato al popolo di mio fratello a Campora molte volte. Sì, prego. Le spostanze di Campora. Sì. Lei chiama perché fa parte del comitato del sì, del no? Mi faccia capire. Com'è? Lei chiama per questo fatto della divisione? Esattamente. Lei è d'accordo o non è d'accordo alla scissione? Io sono per il sì, perché voglio che Campora rientri e ritorna ai stati di una volta, e cioè a dire quando il mio papà nacque nel 1888 qui nel territorio di Campora, comune di Serra d'Aiello. Okay. E i miei antenati sono nati qua, e per questo io lotterò. Cioè, le vuole dire, faccia capire che Serra d'Aiello, gli abitanti di Serra d'Aiello hanno formato diciamo il centro di Campora in passato? Chiedo scusa, non ho capito bene. Lei vuole dire che alcuni abitanti di Serra d'Aiello poi si sono spostati a mare, perché una volta Serra d'Aiello si chiamava Serra d'Aiello Mare, com'era? Era Serra d'Aiello, sì, però era Marina di Serra d'Aiello. Ah, era Marina di Serra d'Aiello. Esattamente, il mio papà è nato qui a Campora, a Campora. Dal centro di Campora. Ma che era ma all'epoca quando è nato suo padre si chiamava Serra d'Aiello? Si chiamava, forse si chiamava Santo Ianne. Santo Ianne addirittura. Senta, ma lei quindi di Santo Ianne. Noi domani sentiremo il comune di Amantea, perché visto che articolo 21 entra un po' in tutte le case e avete seguito la prima parte, qual è la sua domanda? Cosa vuole porre? No, la prima non lo, purtroppo no, perché la sua domanda qual è? Lei ha chiamato per dirci che cosa? Beh, perché io posso dire molto, ma adesso per telefono no. Ah, purtroppo ok, ho capito.
Ho capito, la saluto, ho capito perfettamente che lei fa parte della storia, papà suo era di Serraiello, nato a Campora, che si chiama in un'altra, quindi una storia infinita. Allora io voglio sentire, desidero sentire, al 393-7728-223, anche gli abitanti di Amantea in generale, ma anche i calabresi, se sono d'accordo o non sono d'accordo, se era il caso, perché poi ogni storia, perché vedete, il referendum, attenzione, lo chiede la frazione di Campora insieme a Serraiello, perché non è che il comune di Amantea ha chiesto il referendum, ma gli abitanti della frazione di Campora San Giovanni, quindi loro chiedono il referendum, quella quota di, ecco, vedete, il sindaco Pellegrino, il nostro comune scenderebbe sotto i 10.000 abitanti, mentre quello nuovo è già 4.000, vabbè, questo l'abbiamo già detto, quindi sono loro a chiedere il referendum. Il TAR per ben due volte ha dato ragione al comitato del referendum del sì alla separazione, il sindaco si oppone e va al Consiglio di Stato e in pratica credo che giorno 12, il 12 gennaio, ci sarà la sentenza. Però da quello che emerge poi ci sarà il 14 un comizio del comitato del sì. Domani, proprio per capire cosa accadrà, noi di articolo 21, per un fatto di correttezza e sotto l'aspetto professionale, andremo ad Amantea a sentire prima di tutto i cittadini, secondo gli imprenditori, e poi sentiremo anche, se è disponibile a parlare con noi, il sindaco di Amantea, che è Pellegrino se non erro. Come si chiama il sindaco? Abbiamo un'immagine del sindaco, l'avete trovata? Un'immagine del sindaco di Cosenza, scusate, di Amantea, di Pellegrino, anche per capire un attimo, così già lo avvisiamo al sindaco di Amantea, che, visto che il comune mi pare, non so se ancora è chiuso, c'erano dei lavori di ristrutturazione, anche per capire cosa accade, perché so che la delegazione, il municipio è sotto, non so, siamo spostati, quindi avvisiamo il sindaco che articolo 21 domani sarà ad Amantea e cercheremo di parlare con lui. Se il sindaco ci vuole rilasciare un'intervista, ben venga, anche perché dovrà difendere questa opposizione forte che lui sta facendo a tutela della comunità e del comune di Amantea, così dice. Al contrario, quelli del, poi c'è il comitato del no, che noi non sappiamo se esiste un comitato del no. Se esiste un comitato del no, noi per diritto di replica invitiamo anche il comitato del no a chiamare il 393-7728-223 per dire: noi siamo il comitato del no, no alla scissione, e vogliamo essere interpellati. Eccolo qua il sindaco, poi un attimo la mail, mi mandi la mail, così il comitato del no scrive ad articolo 21, come numero 21, @linopolimeni.it. Caro sindaco Pellegrino, domani la verrò a trovare, spero di trovarla in comune, eventualmente io non so se ci abbiamo il recapito telefonico del sindaco, andiamo un attimo, ma credo per sindaco Amantea, cerchiamo sindaco sì. Amantea. No, ah sì, forse sì, ce l'abbiamo. Forse sì, l'abbiamo trovato, mi pare che c'è. Ecco. Vediamo un attimo se... Sì, Pellegrino sindaco, vediamo un attimo. Ce l'abbiamo? Sì, no, lo chiamo, eventualmente lo chiamo io, Pellegrino. Pellegrino sindaco, eccolo qua Amantea, vediamo se mi risponde, così dico domani che lo vado a trovare. Squilla, eccolo qua, sentiamo se apritemi il microfono, grazie, alzatemi l'audio. Pronto? Sindaco, buon pomeriggio, sono Lino Polimeni, come sta? Bene, buon pomeriggio a lei. Io poco fa ho finito un Vox Populi girato a Campora San Giovanni, non so se lei l'ha seguito, però domani sarà dedicato interamente invece al comune, all'interno del comune e alla comunità del no, di quelli che in pratica dicono di no, visto che due volte lei si è rivolta al TAR, ora attendiamo il Consiglio di Stato in merito alla scissione del comune di Campora San Giovanni. Ora io sono in diretta con lei, con l'articolo 21, lei questa
i cittadini di Campora sono un po' arrabbiati per l'opposizione che lei sta facendo, dove aveva dichiarato bipartisan, che lei non avrebbe preso posizione. Invece ieri sera era ad un comizio del no. No, ieri sera non c'è stato nessun comizio del no, scusi. Guardi, io ho una testimonianza diretta con un'intervista dove il presidente del... Fatemi vedere per favore, ragazzi. Il presidente del comitato, ma adesso lei Antonio... sta registrando, scusi. No, siamo in diretta, dall'articolo 21, gliel'avevo detto. Allora, ieri sera non c'è stato nessun... Ecco, chiarisca anche per lei, giustamente. No, non c'è stato nessun comizio, assolutamente. Io sono stato contattato da alcune persone per un incontro privato, non c'è stato nessun incontro pubblico. No, però tutto... Tonino, il signore del comitato per il ritorno di Temes, aveva dichiarato che lei ieri, e qui ce l'abbiamo nelle immagini che stanno andando in onda, ieri lei è stato con i signori del comitato del no. E lui dice... Ma no, Tonino... c'è stato un incontro... Ascolti. No, ma io non c'è... Guardi, io cerco di raccontare i fatti e la verità. No, io le dico subito le cose come stanno. Prego. Allora, mi ascolti. C'è stato un incontro privato, privato è una cosa, un incontro pubblico è altra cosa. Poi d'altra parte, guardi, io durante la campagna elettorale sono stato molto chiaro. Che cosa ho detto? Io ho detto, è chiaro che io ho le mie idee su questa vicenda, e lo ribadisco, io ho le mie idee, ed ho titolo e diritto per avere le mie idee su questa vicenda, non è che io per forza mi debbo omologare a un concetto, assolutamente, penso di essere una persona normale, dotato di raziocinio e dotato dei propri diritti politici, anch'io ho il mio diritto politico. Ora, un conto è quello che penso, altra cosa è quello che io sono obbligato a fare. Allora, il mio compito istituzionale io lo assolvo con dignità ed onore. Che significa? Significa che io mi sono determinato presso il TAR. Ma è normale che sia così, per una ragione molto semplice, perché io sono il sindaco di Amantea e di conseguenza ho titolo e diritto per difendere l'integrità territoriale di Amantea. È normale. Sarebbe assurdo che io dico, vabbè, Amantea deve essere divisa a metà, sì, fatelo tranquillamente perché a me non me ne frega niente. Ce ne vuole dire, io da sindaco devo tutelare la comunità. Io devo tutelare la comunità, ma è normale. Io, come ho già più volte ribadito, io devo garantire a quelli che sostengono il sì il proprio diritto ad esprimere la propria opinione. E guardi che io questo l'ho testimoniato alla manifestazione che ha tenuto il comitato del sì, perché tutta la giunta è stata presente alla manifestazione del sì. Quindi però lei ha scritto, Repubblica e altri hanno scritto, veda se le parole... No, ascolti, sono... io su Repubblica non ho scritto io. No, su Repubblica dice, io leggo, Amantea, Campora, San Giovanni e la sfida di un referendum che spacca il cuore della Calabria. Dice Repubblica, io lo leggo. Sì. È una storia tutta italiana, un rompicapo fatto di cavilli legali, burocrazia... Ma sì, ma non è che porta la mia firma questa cosa. No, le sto dicendo che... Non sono io che... Allora, io non ho scritto questo... Però lei questo... scrive che 10.000 abitanti... Io non scrivo nulla, ascolti, l'articolo non l'ho scritto io. Non ho quello di Repubblica, però lei ha dichiarato il fatto dei 10.000 abitanti al di sotto... Mi ascolti un attimo. Ma non lo scrivo io. Ci sono gli uffici anagrafe. Gli avvocati probabilmente. No, ci sono gli uffici anagrafe del Comune d'Amantea che testimoniano al 30 settembre 2022 la popolazione residente cittadina italiana ad Amantea, ecco, che è costituita da 13.272 abitanti. 13.000. Ecco, cosa 13. Dice Ruggero, Michele Ruggero, che lei conosce, l'imprenditore? Sì. Perché lei, nell'intervista che avrà modo anche di vedere stasera la replica a mezzanotte, ma noi domani ci incontreremo se lei è d'accordo. Allora, guardi, facciamo una cosa, invece che parlando adesso per telefono, lei venga quando vuole, domani mattina. Benissimo, allora lei venga e ne parliamo. Però, allora, guardi, ci vediamo domani allora, alle ore 11. Voglio solamente chiarire un piccolo particolare. Sì, prego, mi ascolti in diretta, prego.
quando adesso non ricordo, è il giorno 6, io sono stato al comizio del sì, ok? Sono stato ad ascoltare le loro motivazioni e le loro ragioni. Ah, lei c'è, okay? Stato al comizio del sì? Certo che ci sono, cioè, non che ci sono. Non me l'hanno detto, non me l'hanno detto. Ah, non me l'hanno detto. Vede? Vede? Non me l'hanno detto, e questo è corretto precisare questa cosa, perché mi hanno detto che lei ieri sera era presente al comitato del no, ma non mi hanno detto che lei era presente al comitato del sì. Ma non solo io, ci sono stato io, ci sono stati i componenti della giunta, ci sono stati anche i componenti della lista che è stata eletta, siamo stati in tanti di questa, da questa parte. E dove è avvenuto presente questo comizio del comitato del sì? Come dice? Dove è avvenuto questo incontro col comitato? A Piazza San Francesco, a Campora, alla presenza di due deputati regionali, di un consigliere regionale, vale a dire l'onorevole Iacucci e l'onorevole Graziano, addirittura quest'ultimo firmatario della proposta di legge. C'eravamo anche noi ad ascoltare, abbiamo ascoltato. Io ho titolo e diritto per garantire ai componenti il comitato del sì, ma anche ai componenti il comitato del no, di esprimere la propria opinione. Io titolo e diritto, nonché dovere, di garantire a chi vuole esercitare il proprio diritto di voto, che sia un sostenitore del sì o che sia un sostenitore del no, di esercitare il proprio diritto nella maniera più democratica possibile. Questo è il mio compito. Poi nessuno può vietare a me di pensare in un senso o nell'altro. Senta, sindaco, le posso porre una domanda? Perché è normale che io, certo, con Amantea ho un rapporto eccellente da anni, storico, sì. Centro commerciale aperto, notte bianche, carnevale. Parliamo degli ultimi 25 anni di Amantea. Sì. Ecco, quindi lei sta parlando con una persona che ama Amantea, che ama il popolo di Amantea, di Campora. In maniera bipartisan cerco di raccontare questa storia, come dice Repubblica, tutta italiana. È normale che noi, con l'articolo 21, che è l'articolo della Costituzione sulla libertà di espressione, di libera manifestazione, noi abbiamo preso in mano anche questo argomento per trattarlo e far capire anche a tutti guardi, i calabresi cosa sta accadendo. Mi pare di essere stato chiaro. Sì, sì. Lei domani viene ad Amantea, certo. Lei viene ad Amantea, sarà un piacere riceverla e chiacchierare con lei. Bene, allora facciamo una cosa, siccome domani io alle 11 sarò, la delegazione del comune mi pare che è ancora chiuso, giusto? Per lavori? Ma lei sta parlando del vecchio comune. Del vecchio comune non c'entra più nulla il vecchio comune, giusto? No, non c'entra più nulla. Quindi siamo nella nuova sede, esatto. La sede comunale è nella parte bassa di Amantea, al campus Teme, sai, glielo diranno, campus Tonnara. Va bene, okay. Allora ci vediamo domani alle 11, però con l'occasione noi sentiremo... Però guardi, io domani ho una serie di appuntamenti, allora faccia una cosa, mi faccia prima una telefonata e me la tale che non la faccio fare anticamera. No, vuoi dire, no, mi dia un attimo un orario, perché io nel frattempo... Non glielo so dare in questo momento, no, la chiamo dopo. La chiamo dopo. Nel frattempo facciamo una cosa, siccome poi io concordo anche, devo incontrare gli imprenditori di Amantea e anche i cittadini, così incassiamo la sua intervista domani. Assolutamente, ma si immagini. Grazie sindaco, grazie della disponibilità, grazie, ci vediamo domani. Grazie a lei, arrivederci, buon pomeriggio. Allora, avete sentito il sindaco di Amantea, però... E lo devo dire per correttezza e per professionalità, che il comitato e anche i signori che ho intervistato questa mattina a Campora San Giovanni non mi avete detto che il sindaco aveva partecipato anche al comitato del sì. E questo è quello che ha dichiarato in diretta ad articolo 21. Se è così, diciamo che Tonino, che anzi io lo chiamo subito Tonino, scusate, perché veramente è una cosa che va chiarita subito, Tonino che eccolo qua, eccolo qua, sentiamo Tonino, lo chiamo in diretta io, ragazzi, senza che vi disturbo con la linea telefonica, sentiamo Tonino. Stavo provando a chiamare io. Ecco, Tonino, ascolta, io ho chiuso poco fa col sindaco, se abbassi il volume del televisore, deve abbassare il volume del televisore. Allora, Tonino è il presidente del comitato. Tonino, noi domani saremo ad Amantea, perché hai sentito poco fa il sindaco, ha detto vi aspetto domani, abbiamo chiarito alcune cose. Lui ha detto che è stato nel comitato del sì anche.
Allora, intanto volevo precisare una cosa. Io non ho detto che ieri c'era stato un comizio del no, bensì una riunione privata. Ah, allora ho capito male io, Torino, ho capito male io. Non è uscito fuori, io sono arrivato, tu sai benissimo, per ultimo, e pensavo fosse già stata discussa la storia del comizio, ma nessuno ha mai cercato di omettere questa notizia. No, il detto sindaco, che non mi è stato detto che non mi è stato certo, detto. Certo, certo. Il sindaco ha partecipato insieme a tutta la giunta e ci ha fatto enormemente piacere. Ci saremmo aspettato anche magari un saluto generale alla popolazione, perché in piazza come quelli del sì erano presenti anche quelli del no. Però va bene, lasciamo stare, perché questo è un mio giudizio personale. Volevi precisare che cosa? Volevo precisare che ho detto che lui è stato invitato a una riunione privata ieri sera, non a un comizio. Ah, okay. Allora, come ha detto lui, voglio ribadire anch'io, un conto è partecipare a un comizio pubblico in piazza, perché lui deve garantire lo svolgimento in piena democrazia e tutto il resto. Un altro è partecipare a una riunione privata in una cosa privata. A quel punto, come ho già detto nella mia intervista, mi sembra che è un tantino di parte. Mentre a noi, comitato, se vogliamo, non è mai stato chiesto un incontro col sindaco per chiarire la nostra posizione. Questo è quanto. Non ho niente da recriminare, non ho detto nessuna falsità, perché non ho parlato assolutamente di comizio pubblico. Domani noi saremo ad Amantea. Domani saremo ad Amantea per ascoltare il sindaco, la popolazione e gli imprenditori di Amantea, e seguirete la replica. Certamente, Grazie Torino, grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Arrivederci. Ciao. Andiamo in pubblicità, dopo la pubblicità ritorniamo. Nell'incantevole scenario naturale della Costa Viola, incastonato nello splendido borgo di Scilla, il Miramare Scilla Grand Youth Hostel è la scelta ideale per chi cerca una vacanza all'insegna del relax, del benessere e del divertimento. Ambienti eleganti e moderni, camere ampie e luminose dotate di ogni comfort, con vista mare direttamente sullo stretto. Una terrazza panoramica dove ammirare un tramonto dai magici colori, gustando cocktail e aperitivi in un ambiente molto chic. E per i più piccoli, un'area baby pensata per il loro divertimento. Se invece stai pensando di trascorrere una vacanza in tutta libertà, scegli la Casa Vacanze, un accogliente, confortevole e spazioso trilocale, comodo ed accessoriato, ideale per una famiglia, perfetta per le coppie e anche per un gruppo di amici. Miramare Scilla Grand Youth Hostel, punto di partenza per escursioni, gite e passeggiate, immersi nei meravigliosi colori della natura, alla scoperta di Scilla e dintorni. Una vacanza, infinite emozioni. www.miramarescilla.it. Seguici su Facebook e Instagram. La salute dell'occhio è fondamentale per la qualità della vita. È necessario sottoporsi a controlli medici periodici, mirati a prevenire e diagnosticare l'insorgere di eventuali disturbi e difetti visivi. Il dottor Giuseppe Mingrone è un oculista e si occupa della cura e della prevenzione delle patologie che colpiscono gli occhi su pazienti di ogni età, dai bambini agli anziani. Esegue visite specialistiche con strumenti all'avanguardia per prestazioni diagnostiche e chirurgiche. L'esame della vista fornisce una valutazione accurata della tua capacità visiva e misura la salute generale dei tuoi occhi. Il dottor Giuseppe Mingrone riceve presso il Minerva Surgical Service a Catanzaro in via Lucrezia della Valle 19. Info 338 60 53 556.
Dal 1980 lo studio radiologico di Siderno lavora nella diagnostica per immagini con un'offerta di servizi e prestazioni erogabili anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Da noi è possibile effettuare risonanza magnetica a 3 Tesla per lo studio dell'encefalo e del midollo, risonanza magnetica aperta ad alto campo, risonanza in ortostatismo, TAC alta risoluzione e mammografia con ricostruzione tridimensionale. Siamo dotati di un ecografo detto Supersonic che individua tumori di piccole dimensioni, punti di forza, tempi d'attesa bassi e possibilità di sedazioni anestesiologiche anche per bambini. www.studiorad.it. Info 0964 38 21 11. Scegliere una residenza per anziani e disabili a cui affidare un proprio caro non è facile. Bisogna valutare bene la qualità dell'assistenza e dell'ospitalità. Per questo noi ci siamo affidati a Villa Santa Spina, residenza che sorge nella splendida Petilia Policastro, nuova e all'avanguardia, dove ogni ambiente è progettato per dare un senso di sicurezza e comfort. Dispone di 80 posti letto, sala relax, palestra, mensa, un'area incontro e di tutti i servizi essenziali per la tutela della salute, garantendo il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Il luogo ideale per il benessere dei tuoi cari, dove uno staff altamente qualificato ogni giorno si impegna per migliorare la qualità della vita degli ospiti, con percorsi personalizzati di attività sociali, ricreative e riabilitative per una vita attiva e stimolante. L'obiettivo è creare una vera e propria comunità, un luogo in cui sentirsi a casa, perché dove c'è amore, quella è casa. Villa Santa Spina, via Nazionale 44, Petilia Policastro, Crotone. Info 0962 19 23 902 www.villasantaspina.it. Tutti noi abbiamo un sogno nel cassetto. Il mio? Beh, una bella casa, innovativa e con il miglior comfort abitativo. Perché continuare a sognarlo quando da Bigmat trovo tutto ciò che serve per la costruzione, ristrutturazione e rinnovo della casa? Bigmat è da sempre al fianco dei professionisti del settore, privati e artigiani, con una gamma completa di materiali per tutte le esigenze, dalle fondamenta al tetto, con soluzioni tradizionali all'avanguardia, con servizi personalizzati per ogni esigenza, dalla progettazione edilizia alla realizzazione di case in legno. Ampi spazi espositivi ti aspettano nello showroom Abimat. Qui troverai un'ampia scelta di pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, oltre che l'Abimat Color Collection, con una palette di 72 colori e sfumature cromatiche studiate e create ad hoc per rispecchiare le tendenze del momento. Un team esperto in progettazione di interni ti accompagnerà per soddisfare il tuo stile e i tuoi gusti. Bigmat, il tuo sogno è la nostra realtà. Trova il tuo punto vendita Bigmat in Calabria su bigmat.it. Buongiorno e buon pomeriggio. Sembra surreale, c'è praticamente la non reazione. Intanto sui caro carburanti, cioè in pratica il caro carburante, questa è la situazione. Diesel super, siamo a 2 euro al litro e non c'è nessuna reazione. Ormai siamo assuefatti a quello che sono gli aumenti, nel silenzio totale, ma la cosa più importante e grave è che non c'è reazione. Se ti avvicini pure alla gente, è come se... cioè non c'è reazione a niente, o c'è qualcosa che non funziona, quindi stiamo raccontando un falso storico di fronte a quella che è la crisi, perché da quello che emerge, dalle montagne piene, dai vacanzieri, 2.500 di euro di aumento quest'anno, tra gas, luce, alimentari, per quanto riguarda anche la parte dei mutui, gas, si parla di 2.500 euro per famiglia di aumento. Ma la cosa che non c'è reazione agli aumenti, il signore fa carburante, chiedo scusa, degli aumenti che ci sono, ha saputo che ci sono 2.500 euro per famiglia il 2023 di aumenti, ma lei quando fa carburante ha capito che ormai siamo arrivati a 2 euro nel silenzio totale, quasi rassegnati, perché? Lo so, però io in questo momento mi serve la macchina che devo viaggiare. Sì, però non c'è reazione, come mai? E non c'è reazione, che dobbiamo fare? Quindi una protesta, no? Io vorrei protestare, però non ci sono le condizioni. Quindi si è rassegnato, e quindi per protestare che condizioni ci devono essere?
si deve ribellare tutto il popolo. Il popolo, quindi, ma anche il popolo che non si ribella. È come se è surreale la situazione, come se tutti stessero bene, no? È vero? Certo. È vero. Grazie. Non è che tutti stanno bene. No. Uno per il quieto vivere sta... Ah, per il quieto vivere. Bisogna andare avanti, purtroppo. Signor Antonio, ma non si lamenta la gente, che dice? Si lamenta, ma vi faccio capire, no? Perché la cosa che sta avvenendo anche spesso in autostrada, che escono dall'autostrada per andare a fare carburante nei self dei paesi. Sì, è vero, è vero. Ma non dicono nulla. Si lamentano, del prezzo si lamentano, purtroppo. Però... È così. Rassegnati, ma vogliamo chiedere a qualche altro, anche se il traffico non è che sia straordinario. Ma non c'è nessuno, ma dove sono? Ma sono ancora in vacanza? Penso di sì. No, perché ci lamentiamo, sono tutti in vacanza. È una bolla speculativa degli italiani che stanno male. È una buona cosa, allora. Andiamo a vedere, va. Buongiorno. Domandiamo a questo signore. Buongiorno, sono Polimeni di Articolo 21. Questi aumenti, 2.500 euro 2023, ma è una bolla speculativa, gli italiani stanno bene, sono tutti in vacanza. Io penso che non stiano bene gli italiani. Ma non ho capito, perché non si lamenta nessuno? Ma bisogna lamentarsi tempo fa. Scusi, al di là delle elezioni, quest'anno gli aumenti parlano di 2.500 euro tra caro carburante, alimentari, tutto quello che serve. Io le dico, c'è una stangata enorme, no? Però il gasolio è arrivato a 2 euro, con 2 euro di gasolio. Una volta lo pagavamo 1,30, 1,40 e ci lamentavamo, oggi niente. No, io mi sto lamentando in effetti, ormai è tutto alle stelle. Non si può di sicuro andare avanti, con specie i piccoli imprenditori siamo tartassati in modo spaventoso. La benzina, l'altra situazione qui che stanno aumentando, sono ormai viviamo nella consuetudine. In Inghilterra stanno chiudendo 47 attività al giorno e hanno un aumento a due cifre speculativo enorme, e stiamo parlando dell'Inghilterra. Gli italiani come mai stanno zitti? Ma non lo so. Io sono uno di quelli che sta zitto perché sta cercando. Rassegnato. Però non sono rassegnato, mi sto cercando di rabbaccare le maniche per poter andare avanti nella situazione. Mi faccia capire. Ho una struttura ricettiva alberghiera. Che non ho, siamo. Dove c'era questa struttura alberghiera? Su Belmonte, Belmonte Caldo. E siamo tartassati con luce, gas, le derrate, tasse, le derrate alimentari sono addirittura aumentate del 40-50%, se non addirittura del 100%. Non so come si può andare avanti. Quindi queste attività che chiudono, la crisi, molte partite IVA, perché poi le partite IVA sono quelle più in crisi perché non hanno ammortizzatori sociali. No, in questo momento nessuno. Se uno chiude la partita IVA muore di fame poi. Una cosa tremenda, eppure il fatto della compensazione, sì, con il credito d'imposta, uno che non ha i soldi per pagare la luce, cioè, che tu mi dai il credito d'imposta, intanto lo devo pagare. Intanto devo pagare la luce. E devo pagare, e dopo dovrò... Lei parla del credito d'imposta con la compensazione che c'è sulle tasse, quindi, sull'IVA. È ridicolo, stiamo nel ridicolo. Ma qual è l'appello che fa? Perché io non riesco a capire. Nessun appello, perché con chi te la prendi? Siamo delle voci inascoltate, buttate nel vuoto, quindi non ha senso. Non ha senso? Non ha senso. No. Italiani rassegnati? No, rassegnati perché ognuno si deve... Paura? No, assolutissimamente. Ma che cosa? Nessuno, perché cioè, uno deve mi scusi, avere... Mi uno chiude l'attività, muore di fame ma non si ribella. Ma non è che deve fare? Deve andare in guerra? No! Non mi spieghi? Ma deve neanche fare la rivoluzione? Ma è una piazza, scendere in piazza... A fare che cosa? A prenderci in giro? È una vita che ci prendiamo in giro, signor Polimeni, per cortesia. Vabbè, io la saluto. Grazie, speriamo bene. Quest'anno apre a Belmonte? Sì, sì, sì. Come si chiama l'albergo? L'albergo è il VAB, Villaggio Albergo Belmonte. No, il famoso VAB sì. Belmonte, è una bella pubblicità. No, ma scherzi, è un albergo importante che ricordiamo negli anni. Comunque, sì. Quindi c'è stata pure lì la situazione... Molto, molto precaria. Che ci stiamo rifacendo con il mercato straniero, per dire la verità. Bene, grazie. Andiamo un attimo a capire. Una crisi che, una crisi incredibile. Il signore fa i calcoli con la calcolatrice per la crisi che c'è. Buongiorno. Non si lamenta più nessuno. 2.500 euro la stangata per nucleo familiare. Che pensa lei? Ma la crisi dipende in quale famiglia ci si fa riferimento. Beh, per nucleo familiare credo tutte le famiglie, no? Parliamo degli aumenti, eh?
Stiamo parlando di aumenti tra 1.260 euro quest'anno per il mutuo variabile, 507 euro per i generi alimentari, trasporti, parliamo in generale. Poi se una famiglia sta bene, vabbè, ma questi sono gli aumenti del 2023. Uno poi va a guardare i telegiornali, tutti i servizi, e si va a guardare che cortina è piena, settimana bianca, tutto pieno. Quindi cosa sta accadendo? E non lo so. È una bolla speculativa, gli italiani stanno bene, non lo sappiamo. Esatto, esatto. Cioè, guardi, ma il gasolio è arrivato a 2 euro, quello self. Ma le macchine viaggiano sempre. Quindi, non lo so. Da dove li prendono questi soldi? E non lo so. Non è che ci sono gli italiani che c'è un riciclaggio di denaro? Non lo so. Ma quindi si pone la stessa domanda che mi pongo io. Cioè, tutti non ce l'ho la risposta. Lei non ha la risposta in merito. Tutti viaggiano, tutti in vacanza. Esatto. Tutti stanno bene. Non lo so, la risposta non ce l'ho io. Lei ha perfettamente ragione, perché è una riflessione che faccio anch'io. Però andiamo a capire questo signore che, buongiorno, vedo la targa Milano, però c'è scritto Milano. Solo la macchina in Milano. Ma sta crisi, il signore di prima mi ha detto, qui gli italiani sono a Cortina d'Ampezzo, sono in montagna, sono in vacanza, tutti, nessuno si lamenta, però quest'anno ci sono 2023, 2.500 euro di aumenti per nucleo familiare e tutti in silenzio. E il gasolio a 2 euro, la benzina a 2 euro. Ed è giusto, è vero. Ma mi faccia capire, lei come fa? Io sono un pensionato. E quindi che fa? Riduce su che cosa? Che si può mangiare, no. Mangiare? No. Un po' sul gas, un po' sul riscaldamento, un po' sull'abbigliamento. Lei dice con l'abbigliamento un pantalone in meno. Però nota che gli italiani sono tutti... Senta, in Inghilterra... In Italia, anche in Calabria, tutti quanti siamo morti di fame. Però io quando vado a Camigliatello trovo migliaia di persone che vanno a sciare con dei vestiti... Tutte da 400-500 euro. Esatto, sì. Tutti quanti. Come fanno? Come fanno non si sa. È vero che il reddito di cittadinanza li ha un po'... No, reddito di cittadinanza su 500 euro, 600 euro, lasci per... No, ma quelli erano associati ad altre cose. Quei redditi di cittadinanza erano solamente per le sigarette, ha detto il napoletano. Io ci vado in palestra con il reddito di cittadinanza. Hai capito? Ma senta, secondo lei questo silenzio è qualcosa... La signora che dice, la signora? Signor Polimeno, non mi faccio andare in galera. No, che fai in galera? Non ci sono andato io fino adesso raccontando la verità ai calabresi e agli italiani. Perché conosco lei. Grazie. Fermato. Grazie. Ma la cosa incredibile è che le mie domande, perplessità, perché non ce l'hanno i calabresi e gli italiani? Cioè, non, la domanda che lei si pone, se l'è posta poco fa un romano, ma perché tutti stanno male, sono tutti in vacanza, tutti a divertire, tutti che sorridono? Stessa cosa che mi chiedo pure io. Io sono andato a trovare i miei... Quindi c'è il nero, c'è una speculazione. A Milano. Adesso due voli sono arrivati strapieni. Da Milano, sì, strapieni. Strapieni. La Ryanair e l'EasyJet, strapieni. Quattro bus per portarci all'aeroporto. E quindi? Io me ne sono andato a casa di mio figlio, abbiamo fatto Natale e Capodanno. Come è andata bene? Benissimo, è andata con i figli. Ma lì sono ricchi pure a Milano, come sta? Stanno bene? Meno di noi. Meno di noi, perché lì i fitti, la vita è più cara. Meno di noi. Meno di noi. Perché forse lì sanno vivere più di noi. Stringono più di noi, diciamo. Quindi praticamente i ristoranti pieni, tutto pieno, o c'è una speculazione che non sappiamo, o qualcuno c'è il sommerso, quindi c'è il sommerso. Ah sì, quello c'è sempre. Quindi ci sono gli italiani che riciclano, che fanno? Non lo so. Cioè, non glielo so dire. Ma scusi, in Inghilterra, notizia ultima, 47 attività al giorno chiudono. E stiamo parlando dell'Inghilterra, quindi voglio dire, ma mi faccia capire... Com'è possibile che l'Inghilterra ricca, tecnologica, il mondo che cambia, e lì sono rovinati più di noi? E nel mio piccolo non glielo so spiegare, guardi. Nel mio piccolo non glielo... Amico di Roma, neanche lui me lo sa spiegare. Neanche lui. Io no. Ma manco, se lo chiede pure lui, ma... Nel mio piccolo non glielo so proprio spiegare. Comunque faccio... Manca la risposta. Diceva comunque... Guardi... Non glielo so dire, comunque faccio la stessa riflessione. Io sono un pensionato, lavoro comunque, sono un pensionato che lavoro, ho costruito la casa, quasi finito. Che ha un'attività lei? No, sono un ex, un hobby, sono un ferroviere in pensione. Hai capito, bravo. E quindi ho costruito la casa, l'ho costruito quasi anche per i miei figli, bravo. Da solo. Però non vengono i suoi figli.
No, 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 è stato un guaio pure quello. Beh, quelli sono operai, ma non sono operai, sono finti operai. No, siamo operai, non finti operai. Ma scusi, è operaio lei? Certo. Ma perché, scusi, sono tutti vacanze, non lavora nessuno, sono tutti ricchi. Di ste periodi conviene lavorare. Sono tutti ricchi, dove sono? No, i ricchi ci sono, ma noi siamo morti di fame. No, ma scusi, ma lei non è andata a cortire vacanza? Cortina in vacanza. A vacanza facciamo con l'arpazzatore, non la vedete? Ma mi faccia capire, lei è un operaio? Un operaio. Quanto c'ha di reddito, scusi? Quanto prende al mese? Quanto prende al mese? 1.300 euro. E che fa con 1.300 euro? Mangio. Ma quanti figli? Cerco di tenere 4. Quanto figli? 4. E ce la fai? Non è andato in vacanza? Cerchiamo di risparmiare. Voglio dire, ce la fa lei ancora? Certo, a forza. Respira ancora. Ce la facciamo o ce la facciamo? Lei la mensa Multiservizi S.P.A. Ah, è una società per azione. Ok, buona giornata. Grazie, grazie, buongiorno. Andiamo un attimo. Beh, qui il problema... Qui diciamo la famiglia, parlavamo della ricchezza e della povertà, 2.500 euro di stangata per nucleo familiare e l'aumento del 2023. Volevo capire se va bene. Non dico nulla. Non dice nulla? No, non dice nulla. Noi volevamo capire, visto che tutti gli italiani sono in vacanza e nessuno si lamenta, dov'è la crisi? Infatti non c'è la crisi. Non c'è la crisi. No. Bene, la ringrazio, vi lascio nella vostra, grazie. Buongiorno signora, 2.500 euro di aumento per nucleo familiare il 2023, come farete quest'anno? Gli chiede al marito, gli chiede al marito che lui, ecco, venga, venga, come si farà quest'anno? Come si farà? Si andrà a rubare come fanno loro al governo. Ecco. No, perché praticamente adesso c'è una... Le leggo la notizia, l'ultima del Fatto Quotidiano, in merito alle stangate che ci sono, perché può darsi che io non riesco più a capire. Stangata di inizio anno sulle famiglie, 2.300 euro. Le porto qualche aumento. Stangata, allora, 1.260 mutuo variabile, 507 alimentari, 490 trasporti, 76 euro ristoranti hotel, RC auto 18 euro, telefoni 30 euro, 9 euro banche, 45 imposte locali, però qui dice in tutto questo 2.435 euro non è calcolato il gas e la luce che sono variabili. Oh, ma come fate voi? Ah, siete tutti in vacanza, tutti che vi divertite e nessuno si lamenta. Ma nessuno va in vacanza, è che purtroppo dobbiamo muoverci per poter rimediare qualche cosa. Quindi con tutti questi aumenti non si sa come si potrà fare. Quindi è una bolla speculativa, si lamentano gli italiani ma alla fine stanno bene? Non è vero manco per niente, stanno bene ancora, penso che stia bene ancora la maggioranza delle persone. Sì. Quando la minoranza sarà in deficit, allora verrà fuori una specie di rivoluzione. Quando questa rivoluzione? Dovrà toccare la pancia? Probabilmente sì. Cioè, bisogna arrivare alla fame per far scendere gli italiani. Esatto, esatto. Considerando che i giovani sono talmente pochi, non è più come negli anni 70 che la rivoluzione c'era, perché i giovani erano tanti, quindi andavano a migliorare. Infatti l'Italia è il secondo paese più vecchio dopo il Giappone. Esatto, e quindi i giovani hanno le risorse dei nonni, degli zii, dei genitori. Vivono con le pensioni. È vero. Bravo, esatto, vivono con quelle cose lì. Quando loro non avranno più i nonni, avranno il problema di sopravvivenza. A quel punto ci sarà un movimento veramente. Cioè fino a quando ci sarà i nonni che danno le due pensioni del... Sono i nonni che prendono delle pensioni più alte del reddito, certo, che prende oggi un operaio, che aiutano i ragazzi, finché ci sarà questo qua purtroppo saremo ridotti in questa maniera. E quindi lei è un caso, è una testimonianza vivente lei che aiuta? In circa sì. Bene, e diciamo però una cosa è grave, perché cioè, tutti sono a Cortina d'Ampezzo, a Livigno, in vacanza, alberghi pieni, non trovi un albergo. Cioè ci sono alberghi a Milano e a Roma, a Firenze, a 800 a notte, a 500 a notte, a 1000 a notte. L'albergo più scarso nelle zone dove è tutto sold out, 200-300 euro, è il più povero, Infatti. E quindi tutti pieni. Quindi, esatto, io sono convinto che siccome la popolazione sta diminuendo, io vivo in un paesino piccolo, dove ognuno di noi, ognuno dei ragazzi, quando non ci saranno più i genitori, hanno tre case. Tre
tre case. Hanno tre appartamenti. E vivono. Vivono di rendita. Certo, fitto noi appartamenti. Finché vivranno di rendita in quella maniera lì, nel senso vendono una cosa, vendono un pezzo di terra, vendono una casa, vanno avanti. Quando non ci sarà più questo, veramente saremo. Vuol dire che i genitori stanno lasciando la nuova generazione, chi due appartamenti, chi tre, chi un pezzo di terra, e vivono di rendita, fitto, non può, fanno un B&B della situazione. E vanno avanti in questa maniera qua. Quindi è una ricchezza falsa questa cos'è? Esatto. Secondo... È una ricchezza fatta dai nostri nonni. Dai nostri nonni. Quindi stiamo vivendo e ci siamo adagiati su quelle ricchezze. Su quelle cose lì. Secondo me è questo qui il punto. E per scendere in piazza, una rivoluzione vera, bisogna arrivare alla fame. Bisogna arrivare alla fame. I giovani non ci sono per poter scendere in piazza. Il vecchio non gliela fa più a scendere in piazza. Dove va il vecchio? Anche perché... Una pensione superiore a un reddito di un giovane. Ma non solo. Le dico di più. I ragazzi dai 15 ai 30 anni sono sui social e non vivono per niente i problemi. Se lei pone una domanda sull'informazione reale, non conoscono neanche il problema. Se andiamo a toccare quel tasto diventiamo drammatici proprio, perché ci stanno dei ragazzi che non vanno a lavorare perché stanno a giocare sulla PlayStation fino alle 5 di mattina. Poi chiamano il datore di lavoro dicendo: guarda, io non mi sento bene, quindi non vengo a lavorare oggi. Questa è una documentazione reale, perché è successo ad una persona che conosco io, sì. Cioè, in pratica è rimasto... Fino alle 5 di mattina giocando sulla PlayStation, alle 5 di mattina... Ma stiamo parlando di una persona grande? Sì, sì, non di una persona grande, di un ragazzo di 25 anni. E poi non è andato a lavoro? E poi non è andato a lavorare perché era stanco, ovviamente, è rimasto fino alle 5 di mattina. Bravo. No, è il termine corretto, esatto, rincoglionito, bravo. Grazie per il contributo. Vedete... Quando parliamo di crisi e parliamo di situazioni e noi veniamo sull'autostrada A2, cioè quella del Mediterraneo, e il movimento è questo, vedete? Qui non circola la merce, non circola nessuno, sono ancora in vacanza e si ritorna il 9 di gennaio al lavoro. Dal 22 dicembre che sono in vacanza, è giusto, per carità di Dio, però alla fine il... Chi si lamenta è un falso problema, perché se tutto sta bene, io credo che poi alla fine c'è quella gente che con dignità non dice più nulla, sta zitta e non parla, e quindi in qualche maniera si rassegna per non fare brutta figura di fronte a chi è andato in vacanza, probabilmente. Bah. Da un'idea di Luigi Verrino, nella Milano degli anni 60, prende vita la Calabro Parati. All'inizio è un piccolo negozio di vernici, successivamente viene trasferita in Calabria, dove diventerà un marchio di eccellenza nel settore dell'edilizia. Con il tempo le redini passano al figlio Claudio. Il risultato è una gestione perfetta in linea con i principi del suo fondatore. Ricerca dei materiali, qualità dei prodotti e rispetto per il personale. Oggi siamo alla terza generazione con Christian, che con impegno e passione porta avanti l'azienda, guardando al futuro e utilizzando nuove tecnologie. Calabro Edilizia fornisce tutto per la casa e per l'impresa, dal pavimento al portone blindato, dall'isolamento termico a quello acustico, dal cartongesso alle pitture. La Calabro Edilizia è formata da un personale altamente qualificato e si distingue per velocità e puntualità nel fornire servizi e materiali. I nostri clienti sono la cosa più importante. Ti dimostreremo che hai fatto la scelta giusta affidandoti a noi. www.calabroparati.it, Viale Magna Grecia 60, Catanzaro. Info 0961 63 324. Luca, oggi è sabato. Mi porti a cena fuori? Ma no, amore, ti porto in un posto migliore. Mi porti a fare shopping? Esatto, ti porto da Style House, l'azienda leader da 38 anni in materia di porte, dei veri e propri artigiani. Non ci credo. Credici. I loro prodotti sono interamente realizzati a mano con un disegno moderno e di ultimissima generazione, e grazie all'utilizzo di materiali nuovi e ricercati, l'impatto ambientale è pari a zero, e poi propone una serie di finiture realizzate in cellulosa di legno in HD.
molto bello. Ma come trovo il modello che fa per me? Semplice! Il loro Green Team ti seguirà e ti fornirà assistenza non solo durante la fase della vendita, ma anche durante la progettazione. Dicendo che finalmente avrò quella porta rossa lucida che tanto sognavo. Esatto, ma il colore lo scegliamo strada facendo. Prendo subito la borsa. Style House, la nostra storia è la vostra storia. www.shporte.it Michele affidato, orafo. Expert Carbone offre ai propri clienti prodotti delle migliori marche nei settori dell'informatica, telefonia mobile, TV, smart TV, grandi e piccoli elettrodomestici per la casa, la cucina e la cura della persona. Expert Carbone offre un accurato e competente servizio sia nel momento dell'acquisto che nella fase post vendita, grazie a uno staff giovane, attento e altamente qualificato, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Sfoglia il volantino sempre aggiornato, scegli i prodotti più adatti alle tue esigenze e scopri le tantissime offerte che Expert Carbone ha pensato per te. Novità! Da Expert troverai uno spazio riservato agli esperti della casa. Casa Nova! Per vivere la tua casa ogni giorno con stile ed eleganza. Visita il nostro sito web expertcarbone.expertonline.it e le nostre pagine Facebook per rimanere sempre aggiornato con le nostre grandi promozioni.